intanto un ringraziamento, io non faccio nessuna introduzione perché in questa fase darei soltanto la parola a un'amica che mi ha chiesto, perché deve andare via, ha qualche problema con la macchina, per cui poi prendo la parola per una brevissima introduzione di 5 minuti. Dunque, non abbiamo microfoni particolari, c'è questo microfono che bisogna accendere un radio microfono. Ma se no, ecco signora, non c'è bisogno di dare con la voce perché con questo caldo. Ah, va bene. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Angela Collia, sono un avvocato e ho collaborato in Senato con il senatore Domenico Scilipoti Sgro. Vi porto i suoi saluti perché a causa di un contrattempo non può essere qui presente con voi questa mattina. Per quanto riguarda l'impegno politico, io posso dire che Unione Cristiana si è sempre prodigata per la diffusione e valorizzazione dei valori cristiani. Anzi, aggiungo che il programma di Unione Cristiana è stato proprio predisposto, redatto sulla base dei principi scaturenti dalla dottrina sociale della Chiesa, che per quello che mi riguarda era una materia che io avevo già approfondito in quanto ho conseguito il dottorato in diritto canonico presso una università pontificia. E posso dire sì che Unione Cristiana ha sempre fatto in modo di applicare i principi scaturenti dalla dottrina sociale della Chiesa nell'ambito del sociale, quindi per quanto riguarda la tutela del lavoro, nella sanità, nella tutela dell'ambiente e anche a livello, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione della famiglia tradizionale. Infatti in Senato abbiamo depositato anche degli atti parlamentari a tutela della famiglia. E, aggiungo, ecco, io posso dire a questo punto, sia a nome mio sia a nome del senatore Scilipoti Sgro e a nome degli amici di Unione Cristiana, che siamo molto lieti di partecipare a questa, in questa coalizione che si sta fondando, perché noi siamo consapevoli, sappiamo che solo uniti, solo insieme, possiamo continuare a tramandare quei valori cristiani che sono i presupposti e sono molto rappresentativi della nostra realtà popolare. Quindi a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e anche una buona estate. Grazie a tutti. Grazie. Allora, ringraziamo la signora moltissimo, anche la collega avvocato, ovviamente, specializzata in diritto canonico. Calabrese. Calabrese. Anche calabrese. No, io avevo fatto finta di non sentire. Lei, lei ovviamente l'ha voluto ripetere, purtroppo a sua responsabilità, ovviamente. Io cerco di tutelare sempre, di creare anche degli anticorpi. Intanto un ringraziamento certo a Radio Radicale, che ci segue i nostri lavori, perciò possiamo anche poi diffondere le link di questa nostra giornata. E un ringraziamento ai presenti. E se qualcuno dimmi. Sì, ovviamente, intanto ce l'ho qui davanti, perché se qualcuno mi dovesse dire che cos'è il coraggio, ecco, forse la descrizione del coraggio sarebbe anche defaticante per quanto ci riguarda. Descrivere il coraggio di oggi, perché ci sono tanti coraggiosi, ci sono tanti eroi, ci sono tanti capitani coraggiosi. Ma quelli che siete presenti siete veramente coraggiosi. Ecco, ovviamente il 22 di luglio essere presenti in questa seduta, che credo che sia anche importante per le cose a cui faremo riferimento e che cercheremo anche quantomeno di puntualizzare, io ritengo che, ecco, il coraggio significa qualcosa di importante, perché nasce dalla volontà, dalla passione, dalla tenacia e dalla fede. Oggi ovviamente dei valori che certamente non sono molto frequenti, non c'è una frequentazione di presenza di questi valori fra le gente. Io ritengo che il coraggio significa grande passione, ecco perché un ringraziamento affettuoso a tutti voi altri.
Vedete, qui chi c'è, al di là delle di penna bianca, come io lo chiamo, Pasquale Tucceriello, perché ovviamente con un minimo di invidia, perché almeno lui c'è i capelli, anche se bianchi, questo qua, poteva essere anche uno scambio, per quanto me è una trattativa che avrei accettato, accolto volentieri, avere i capelli seppur bianchi, al di là di Tucceriello, che come voi sapete segue ovviamente il dato organizzativo, poi lo faremo all'ultimo, vedete due ragazzi che sono qui vicino a noi, che negli incontri che abbiamo fatto e anche nelle indicazioni che abbiamo fatto sia il 17 di dicembre sia il 13 di maggio avevamo indicato come gruppo di testa, come gruppo di presenza che qualifica certamente l'attività. Matteo Orioli, che abbiamo chiamato come coordinatore di segreteria, e Roberta che l'abbiamo chiamata ovviamente coordinatrice di questa nostra iniziativa che noi facciamo, iniziativa popolare, adesso mi ritrovo con questa dicitura, ogni tanto il giornale, idea popolare, ovviamente il giornale, però noi abbiamo preso l'iniziativa popolare, poi vediamo un po' come andiamo ad approfondire. Perciò Matteo Oriola a Roberta Ruga, poi faremo anche, se volete, una formale adesione da parte vostra di accoglienza, ma io ritengo che questa è una linea che stiamo tentando di seguire, l'immagine giovane, l'immagine anche di una prospettiva, di un futuro che cresce, che dà ovviamente credito anche ad una nostra idea, che non è semplicemente una perlustrazione di fatti, non siamo i commentatori professionisti di fatti, ma siamo ovviamente quelli che si sforzano di far funzionare il cervello, far funzionare il cuore e soprattutto lo spirito in un paese che sta perdendo sempre più l'anima, perché veramente siamo in una piattaforma di, ecco, una piattaforma perché è piatta, si chiama piattaforma, ma è piatta, non la nostra piattaforma dove facciamo le nostre trasmissioni, ma è una piattaforma intesa come piattume incredibile senza nessuna tensione. Oltretutto c'è Dante che è il responsabile amministrativo, anche lui che come vedete è penne bianche, questa qua è la categoria delle penne bianche e c'è però qualcuno che mi segue ovviamente anche nella capigliatura e quant'altro. Due battute, e poi ovviamente mi riservo anche di commentare. Amici, perché abbiamo voluto fare queste ore il 22 di luglio? Per dire la verità, io essendo ovviamente calabrese, signora, ovviamente, e qualche perplessità, qualche dubbio ci assale sempre, ovviamente, ma è lo ionio che ci porta ovviamente, ci porta a essere condizionate la nostra attività, il nostro impegno. Io forse il 22 luglio, senza nessuna previsione, perché non ho ovviamente nessuna dote taumaturgica di previsione, il 22 luglio è veramente una data a rischio, perché molta gente si è scusata, molta gente non è qui presente, perché aveva preso impegno con la famiglia, molta gente ovviamente non è potuta venire, però ci segue, anche perché il lavoro lo stiamo facendo, se non nei convegni, soltanto nei convegni, anche nei rapporti personali, non c'è dubbio che adesso lasceremo sempre di più all'iniziativa sia di Mattia e sia di Roberto ogni tipo di attività, di azione, di penetrazione rispetto a quelle che sono ovviamente i collegamenti alle intese. Che cosa dobbiamo fare questa mattina? Niente, questa mattina con Pasquale, ma anche con gli altri amici, cercheremo, ecco, di chiudere il trittico, si dice così. Abbiamo fatto la prima riunione il 17 di dicembre del 2022, ovviamente l'altro il 13 di maggio, adesso prima di questa estate chiudiamo con questa terza riunione. Una riunione a mio avviso che sarà importante, perché anche dalle valutazioni che verranno fuori, dalle considerazioni, dagli elementi che noi vorremmo, che noi traeremo, cercheremo anche di farne tesoro e soprattutto di essere così l'occasione anche per avere la possibilità di come andare avanti, di come procedere. Il progetto è sempre lo stesso, è quello di accorpare. E quando io parlavo di anima, parlavo di valori, eccetera, eccetera, non è che era una minestra riscaldata, le parole fatte, le frasi fatte. Questo paese veramente
si trova in una situazione sempre più complicata, sempre più difficile, al di là delle dimostrazioni di efficienza, di capacità, ma non dipende di nessuna, non dipende dalla maggioranza o dei governi dei periodi, ma è tutto un po' un clima sempre più rarefatto, dove sempre più la gente è ritratta, sempre la gente non è presente, non è protagonista del proprio tempo. E questa è tutta la smentita di una storia democratica del nostro paese, quando ovviamente si è puntato per la sua crescita alla sovranità popolare, la decisione del popolo, dopo gli anni ovviamente di sospensione della democrazia. Negli anni 46-47 si recuperava l'agibilità democratica di questo nostro paese con la presenza, soprattutto con i grandi partiti, con l'associazionismo, con le piccole sezioni, con le piccole formazioni, dove si discuteva, si parlava, ma soprattutto si stabilivano e si rafforzavano i rapporti umani. Se questo paese manca di socialità, non ci sia un rapporto, rafforzamento del rapporto umano, non c'è sviluppo. Se non ci sono valori di riferimento, se non ci sono valori umani, certamente lo sviluppo sarà un sviluppo falsato, un sviluppo drogato, non un sviluppo vero. Allora io ritengo che lo sforzo che stiamo facendo è questo. Ci sono tanti frammenti, sto finendo, tanti frammenti in giro che si richiamano alla storia del populismo cattolico, dei cristiani democratici, e tutte storie che sembra qualcuno che siano passate. Non voglio ripetere le cose che ho sempre detto. La responsabilità è di quanto è accaduto, ma l'ho detto l'altro giorno anche andando al convegno dei Popolari Uniti, ovviamente, dei tempi nuovi, la responsabilità è di chi aveva pensato che ormai era passato il tempo della storia della presenza dei cattolici democratici in politica. E poi qua hanno fatto scelte diverse, ci sono state le procure della Curia della Repubblica che hanno fatto un colpo, ovviamente con l'ausilio di una certa sinistra e con l'ausilio di realtà all'interno della Democrazia Cristiana, che erano convinti che ormai si dovesse chiudere in bottega, che ormai la storia del cattolicesimo democratico o del partito unico dei cattolici era finito e che ci dovesse essere l'alternanza con la sinistra. Tutto questo ci ha portato ovviamente ad una situazione di condizionamenti continui, perché se noi pensate che dal 94 in poi, dopo quella legge elettorale liberticida, la legge che poi la madre del 94 è la madre del Porcello, dello Satello, è l'antenata ovviamente, se non ci fosse stato il 94 non ci sarebbe stato il Porcello, ma non ci sarebbe stato di tutto il resto. Io ritengo che noi abbiamo dal 94 in poi abbiamo sospeso la democrazia e alla partecipazione popolare abbiamo costruito gli eroi. Saranno eroi omerici? Non lo so. Però questo paese è sempre più povero, sempre più incerto, ma sempre più ovviamente soffocato dall'assenza di alcuni diritti. Nell'ultima che vi parlo dei problemi del PNRR, che voi sapete molto bene, dove c'è grande incertezza, grande confusione, nell'ultima che vi parlo dei problemi della sanità, quando voi pensate che la sanità pubblica è ormai saltata ovviamente in questa situazione, c'è ovviamente una presenza burocratica sempre più pesante, perché più la politica è debole, più ovviamente le strutture hanno grande forza, soprattutto grande penetrazione. Non ci sono più i sindacati in questo nostro paese, non so se me ne sono accorti, sono ovviamente delle appendici, delle strutture funzionali al sistema, gratificati, abbondantemente gratificati, non ci sono più sindacati, non c'è l'associazionismo, purtroppo non c'è manco l'associazionismo cattolico, manco la Chiesa Cattolica apre più i battenti, c'è una burocratizzazione che soffica tutto e si sta prendendo ogni cosa. Allora non c'è dubbio che la nostra proposta è l'unica proposta, è noi dobbiamo riunirci. Noi stiamo tentando da moltissimi anni, io mi sono stancato realmente, ve lo dico con estrema chiarezza, da moltissimi anni stiamo cercando di riunire, ma c'è tanto individualismo, tanto egoismo, tanta incertezza, tanta chiusura, tanta ottusità, perché ognuno pensa di coltivare il proprio campetto. Adesso ci si prepara per le europee, ma come se ci si prepara per le europee? In che senso? Saremo presenti o non saremo presenti? Questo ovviamente è un interrogativo che noi ci poniamo e non dipende soltanto dalla nostra volontà. Se dipendesse dalla nostra volontà saremmo già autosufficienti, vuol dire che intorno a noi ci sarebbe una marea di persone, di adesione, che ci consentirebbe ovviamente di guardare al futuro e di costruire il futuro. Invece il futuro dobbiamo costruire con gli altri. Da solo non possiamo più rimanere.
Io ovviamente non voglio fare nulla, lo sa anche il cucciariere e gli altri. Voglio soltanto fare, il saggio, non so, il sinedio, ecco, facciamo il sinedio, che è importante perché è riferimento per alimentare anche con la nostra passione, vede che io arrivato a questo punto c'è la passione che ci guida, che ci sostiene, perché altrimenti non è che c'è l'interesse immediato, si dice sempre che c'è la molla anche in politico quando c'è l'interesse, quando c'è l'ambizione, che ci deve pure essere l'ambizione, ma non c'è dubbio che l'ambizione può essere un'ambizione materiale. Noi in questo momento, con gli anni che noi abbiamo sul gruppone, parlo ovviamente di me, non parlo degli altri, c'è anche un'ambizione immateriale, l'ambizione ovviamente, perché quelle mie idee, soprattutto quelle scelte di fede degli anni verdi, possa continuare a vivere, ad esistere, soprattutto ad avere cittadinanza culturale in questo nostro paese, perché quella realtà è stata espropriata, è stata manipolata, è stata sacrificata ed è stata violentata continuamente. Io ritengo che questo è lo sforzo. Noi da soli non possiamo andare, amici, ve lo dico con estrema chiarezza. Se uno pensa che da solo può fare, certamente facciamo un centro studio culturale, ma se vogliamo fare politica per dare delle risposte, ecco, questa qua è la mia conclusione, la risposta dobbiamo vedere con molta serietà. Ecco perché era importante con questa calura era importante uno scambio di idee, per avere ovviamente degli elementi propositivi, ecco, per capire quale strada poter fare e poter seguire, perché io ritengo che qua possiamo fare i CDU, i popolari, tutto quello che volete, però non credo che tutto questo possa essere ovviamente esaustivo. Io, a proposito di delle presenze, finisco, io vi dovevo leggere un messaggio ovviamente di Ettore Bonalberti, che doveva essere qui con noi. Ettore Bonalberti, oggi a Roma c'è il convegno di Iniziativa Popolare, un altro tassello per il progetto di ricomposizione politica dell'area cattolica democratica, liberale e cristiano sociale. Un invito a tutti gli amici di C e Popolare a costruire una lista unitaria alle prossime elezioni europee e regionali. Come vedete, si sintonizza anche sulle cose che ci stiamo dicendo sommessamente, con molto realismo. Devo assistere mia moglie, ma vi sono vicino con la mente e con il cuore. Buon lavoro e a risentirci presto, Ettore. Un ringraziamento ad Ettore, gli auguri anche per la signora, so che sta veramente passando un momento anche difficile, e questo suo messaggio è un atto di solidarietà che ci incoraggia e ci dà ovviamente quantomeno un elemento in più per continuare ad andare avanti secondo questa linea che tutti quanti nel passato abbiamo strecciato e che in questo momento e con questa giornata dovrebbe avere una sua conferma e un suo rilancio, perché il dibattito continua. Il discorso continua, e poi se nel caso vi dirò, io ve l'ho detto l'accenno l'altro giorno, ovviamente andando a quel convegno al Bonus Pastor, ho fatto il mio intervento, ho detto che c'era questo convegno perché sollecito anche queste unità. C'è tutta una sollecitazione dell'unità, dobbiamo capire noi cosa dobbiamo fare, soprattutto scegliendo ovviamente il modo più giusto e più migliore assai, diceva un certo amico mio, sbagliando, ma non sbagliava molto perché stava in tema molte volte e non era fuori tema, ma io ritengo che questo sia il discorso importante. Perciò gli auguri a tutti quanti di buon lavoro e ancora un ringraziamento in questa calura eccezionale di Roma. Ecco, abbiamo sfidato anche la calura, non so se Lucifero e quant'altro, ma ovviamente chi ha parlato di inferno ovviamente sa qualcosa, allora forse sarai anche tu che ha dato questo contributo al clima di oggi. Vi ringrazio moltissimo. Allora adesso apriamo il dibattito, ovviamente, cioè dire, queste quattro parole non lo so, fatte da me disordinatamente, ecco, quello che possiamo parlare, tanto parlando a pochi minuti, forse io l'ho fatto lunga perché purtroppo, anche se sono continuamente ripreso dall'onorevole Gemelli, però Gemelli non è riuscito ad educarmi per tutti questi anni, ecco, Gemelli in questo tante cose ha fatto bene, in questo suo tentativo, in questa sua mission ha fallito. Allora, chi prende la parola? Augusto Ciampichini.
Buongiorno a tutti, un saluto doveroso a Tassone, a Tucciariello, al buon Alberti, a Scilipoti, l'onorevole Gemelli, altri amici che vedo in sala, a tutte le autorità, gli ospiti intervenuti e un grazie a Radio Radicale che spesso ci segue e ci dà voce. Sono venuto molto volentieri, ho chiuso la mia attività stamattina, io ho un negozio, ho una gioielleria, lavoro nel campo del lusso dei gioielli e il sabato è un giorno che lavoro bene e vivo di quello. E faccio fatica il sabato e il venerdì a chiudere l'attività, l'ho fatto volentieri, spero di rientrare nel pomeriggio, però l'ho fatto perché poi le belle parole devono passare necessariamente per dei gesti concreti, quindi per una testimonianza anche fisica. E mi dispiace di non vedere qui persone più autorevoli di me, Mario, soprattutto in un momento come questo che è fondativo. Però accettiamo insomma i loro messaggi e comprendiamo il loro da fare a casa e speriamo che poi strada facendo questo gruppo cresca sempre di più. Veniamo noi del nuovo CDU, l'abbiamo rifondato il nuovo CDU all'indomani del doppio forno di Casini. Veniamo da quella scommessa che non ha funzionato dell'UDC, nella quale siamo stati traghettati da forza, diciamo, moderata, di centro verso sinistra. Abbiamo rifatto il CDU perché venivamo dal CDU di Buttiglione, poi l'abbiamo rifatto con tanti amici, è un percorso che è nato nel 2013, quindi una decina d'anni fa, e abbiamo sempre lavorato dal 2013, abbiamo fatto il congresso nel 2014, il brainstorming con l'onorevole Gemelli nei territori, mi ricordo l'appello di Rovereto dove eravamo più di 50 quadri associazione cattolici. Certo, rispetto a quell'appello oggi vedere la presenza dei cattolici nel panorama politico fa dispiacere, perché ne siamo pochi nelle stanze istituzionali dei bottoni. Abbiamo partecipato al referendum Noi No del Comitato Popolare con Mattia, all'epoca sempre molto generoso, all'epoca giovane maceratese e molto impegnato, abbiamo portato la voce a Roma del terremoto marchigiano nel 2016 e nel 2017, poi il tesseramento, elezioni nel 2018, nel quale abbiamo dato una mano all'UDC e fu una vera e propria annessione, non fu come adesso un ripartire coralmente insieme. Perché vi ho deviato 5 minuti con questa mia storia personale di gruppo? Perché è giusto che oggi guardiamo all'unità, ma con la storia che ci portiamo dietro tutti. Ho visto bene, con favore, la fuoriuscita di Fioroni e di tanti amici che oramai hanno dichiarato morta l'esperienza del PD. Naturalmente non poteva essere diversamente, visto che la banda LGBTQ ha preso in mano non solo la politica, diciamo le proposte politiche che quel partito avanzava, ma ha preso in mano proprio la direzione organizzativa attraverso la segreteria del partito. Però è chiaro che abbiamo un vissuto che non va rispettato tanto per nostalgia o per rivendicazione, ma va rispettato per l'esperienza che questo vissuto si porta indietro. E l'esperienza di cattolici che si sono annacquati con il relativismo, con il pensiero debole portato avanti al PD, non è stata un'esperienza positiva. Questo dobbiamo tenerlo sempre a mente. Saluto con favore questi due giovani che si sono messi a disposizione. È un lavoro grande, è un lavoro ambizioso. Mattia è abituato a lavori ambiziosi, a Macerata ha proposto una lista in solitaria del CDU, persona molto capace,
da ragazzo ho preso una menzione del Capo dello Stato per una proposta di legge sulle quote azzurre. Un ragazzo che fa politica da quando era giovane, oggi è diventato un uomo serio, capace, laureato in legge, maturo, leale, disponibile. Io credo che insieme a Roberta saprà dare molto a questo progetto. A Mattia ho detto questo, lo voglio dire anche qui, che sia non solo un richiamo alla costruzione di un centro come la Fides et Ratio, alternativo al pensiero debole e al relativismo, come dicevo prima, alternativo anche al populismo di certe destre, ma un luogo più che altro dove credenti e laici ricerchino insieme il bene comune. E per fare questo abbiamo bisogno di temperamento. Mario parlava di coraggio, ecco, di coraggio, di uomini con la spina dorsale, di persone che facciano fare un passo indietro alla propria vita privata e familiare per dare un pezzo del loro fare alla vita pubblica. Però anche di proposte nuove, di proposte coraggiose, di ridare speranza a quel ceto medio e a quella, diciamo, cittadinanza attiva che in anni diversi ci ha seguito. Parliamo, se ci riusciamo meno, del nostro vissuto e dei posti da occupare, parliamo di più di persone che stanno ai margini, di persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese e dei problemi che nel quotidiano i cittadini incontrano. Quindi offrire una prospettiva di crescita, secondo la Caritas in Veritate, di sostegno e di riscatto per le fasce più povere e più deboli, attenzionare, secondo la Laudato Si, la transizione ecologica, che però non venga esplicitata e sostenuta solo dal profitto e dall'ideologia. Anche nella transizione ecologica va messo al centro l'uomo. Così come la Caritas in Veritate ci insegna, sostenere la dignità della persona umana, salutare con favore anche da questa assise la legge contro l'utero in affitto, perché sono cose che interessano noi non solo da un punto di vista valoriale, ma anche da un punto di vista di sostegno non solo alla donna ma alla persona umana, contro la commercializzazione del bambino e del, così come propone il gender fluid, dell'individuo, che diventa oramai una mera pedina per il mercato. E quindi la tutela della vita e il discorso sull'eutanasia. Dobbiamo avere il coraggio di fare proposte sociali, economiche, valoriali, proposte anche forti e scomodi, che vadano anche contro qualche potentato. Se siamo un partito, lo siamo per questo. L'unità bene, ma non l'unità a tutti i costi e soprattutto non l'unità finalizzata a fare le liste europee. Le liste europee siano un passaggio, se siamo in grado le facciamo, ma siano un passaggio che conducano e rafforzino questo gruppo, questi ragazzi che si sono presi questo fardello per il futuro. Non dobbiamo fra 3 anni, 4 anni trovarci qui con una nuova volontà di unione, di unità e con altri valori, eccetera. Dobbiamo continuare su questa strada. E chiudo con delle parole che mi sono rimaste impresse di George Brown Tyndall, che è uno storico americano, che dice: cambiamento non significa necessariamente perdere la propria identità, a volte significa ritrovarla. Ecco, che sia questo lo spirito giusto, cara Roberta e caro Mattia, e a voi un grande, grande in bocca al lupo, e potete contare su di noi. Credo che sia stato anche opportuno questo riferimento, no? Il cambiamento. Il cambiamento non è sempre positivo, e noi abbiamo avuto anche dei cambiamenti, dei sconvolgimenti,
da un certo punto di vista per noi non è stato positivo, i cambiamenti si può cambiare in meglio come si può cambiare in peggio, no? Non c'è dubbio. Adesso proseguiamo il nostro dibattito. Volevo dire una cosa, mi sono dimenticato, il giorno 13 di maggio le sigle erano tantissime, le avevamo messo, erano tantissime. Adesso vedete la sigla di riferimento di Pasquale, il Tucceriello, poi il nuovo CDU e poi ci riporta Isgro, che è come se fosse con noi, perché Mimmo ci sta seguendo continuamente, ha problemi a Messina, di è rimasto, buon abbetto ve l'ho detto. Tutte le sigle che c'erano quel giorno, il 13 maggio, erano degli invitati soprattutto. E ognuno voleva fare il centro secondo la sua misura sua. O il centro è un dato politico, non è un dato geografico. Dice il centro, qualcuno mi diceva il centro, però dobbiamo essere presi con questo schieramento. Se noi cominciamo già ad anticipare gli schieramenti, vuol dire che non abbiamo, perdiamo di vista quello che invece è la nostra azione più autentica, più vera, che ci siamo detti, ci stiamo dicendo anche questa mattina. Perciò andiamo avanti nel dibattito. Chi vuole intervenire? Ci sono Morelli, Pino è un mio collega di capelli, come vedete, perciò grazie agli amici per questa perseveranza che è la garanzia dei processi politici, perché i processi politici non possono andare a camminare a salti, necessitano di avere delle radici e avere anche una visione verso il futuro. Apprezzo molto l'intervento dell'amico poc'anzi intervenuto, e Augusto, ecco. Io sono Giuseppe Morelli, sono in questa sede autorizzato anche dal mio partito, che è Solidarietà, Libertà, Giustizia e Pace. Solidarietà, Libertà, Giustizia e Pace è un partito costituito nel 2002 dal fondatore del Movimento per la Vita e porta avanti come visione il cambiamento del modello di sviluppo, e uno degli hashtag che abbiamo elaborato ultimamente anche nelle elezioni europee, nelle elezioni del Lazio, della regione Lazio, è stato: siamo alleati di tutti sulla via della vita. Quindi il criterio per discernere qualunque politica, ritornando anche alla radice cristiana della Didache, alla radice cristiana delle prime comunità cristiane, ci sono due vie, o la via della vita o la via della morte. In ultima istanza, a livello politico, noi abbiamo determinato che il criterio per discernere un modello di sviluppo verso altre proposte sia proprio la vita, e quindi non è che la vita viene messa ai voti, però la vita è il nostro criterio del discernimento. E anche l'esperienza nostra dal 2008, dopo l'appello del Papa a Cagliari, e all'interno del partito dell'UDC proponemmo questa recupero dell'indipendenza rispetto al bipolarismo, rispetto ai poli. Ecco, da allora con Mario, con gli amici, ci ritroviamo in questo percorso di continuità. E allora il discorso dell'unità dei cattolici, intanto ci sono due diaspore, la diaspora democratico-cristiana, democristiana, e la diaspora all'interno del mondo cattolico, quindi i movimenti sociali, i movimenti, insomma le varie sensibilità che sono all'interno stesso della Chiesa, perché la stessa Chiesa si articola in varie sensibilità. C'è da dire una cosa: se da cattolici per noi il magistero della Chiesa è fondamentale, ma quale magistero della Chiesa? Il magistero del Papa regnante. Perché se siamo veramente cattolici dobbiamo essere, come forze sociali, economiche, politiche, culturali, perché lo iato che c'è oggi è di natura culturale più che altro, perché più o meno il liberismo ha, l'ideologia liberale ha pervaso tutti i mondi, addirittura l'ultimo mondo a essere pervaso dall'ideologia liberale è proprio il socialismo,
cioè l'esperienza di Renzi, l'esperienza di quel mondo che a sinistra ha fatto delle scelte liberiste, è proprio l'aberrazione totale. Quindi chi è che difende i valori della socialità, i valori, la cultura proprio insita della comunione? E quindi noi come cristiani e come cattolici impegnati nella politica, perché non ci può essere un Vangelo disincarnato. Per noi la politica è equivalente alla dimensione religiosa, è la più alta vocazione, è la più alta espressione della carità come fatto autenticamente religioso, spirituale, ecco, più che altro spirituale. E quindi noi portiamo avanti con serenità, con gioia, dobbiamo declinare una proposta entusiasmante per parlare ai giovani, per parlare alle fasce che sono poco inclini ad ascoltare il politico, dobbiamo sforzarci di declinare delle proposte politiche che siano dei programmi, che siano entusiasmanti, che siano motivanti, e da questo punto di vista lo sforzo è... Noi abbiamo messo come partito a disposizione un centro studi e ricerche. Con alcune espressioni di questo gruppo di studi e ricerche siamo presenti oggi nel nuovo corso delle settimane sociali. Quindi la prossima settimana sociale di Trieste ci vedrà protagonisti, come siamo già stati con alcuni nostri imprenditori. Noi stiamo coniugando una grande innovazione dell'imprenditoria cattolica, unendo delle esperienze del Veneto e della Puglia. Questo è molto bello, molto entusiasmante, perché stiamo elaborando, per esempio, siamo i primi ad aver elaborato l'agrivoltaico. Siamo già andati in produzione con il vino che viene prodotto sotto dei pannelli fotovoltaici, e con il sostegno delle università sia della Puglia sia del Veneto, che ci seguono in questi percorsi. Allora, il discorso nostro come cristiani, come cattolici, è quello di sforzarci di mettere a fattor comune queste migliori esperienze sui territori, e quindi portare avanti la nostra storia puntando sui giovani. Ecco, quindi anche l'idea, per esempio, il discorso delle elezioni europee è la grande occasione per lanciare alla ribalta sui territori i giovani che vogliamo accreditare sui territori. Il fatto di scegliere, intanto noi abbiamo fatto l'esperienza come cristiani democratici e come popolari democratici e cristiani insieme in Europa. Quindi quel processo che abbiamo iniziato a costruire nel 2019, a nostro avviso dovrebbe essere in continuità, ecco, quindi dare ancora un passaggio ulteriore rispetto a quell'esperienza. Quindi la possibilità, le elezioni europee sono le più semplici elezioni che possano esserci, perché non c'è una grande competizione di numerosità di candidati, e abbiamo la possibilità di scegliere giovani fra i 40 e i 50 anni da accreditare poi sui territori, perché se noi lanciamo con una campagna elettorale nelle europee delle candidature mirate che vadano a coprire le regioni d'Italia, questi giovani di fatto saranno alla ribalta come riferimenti su quel territorio. Quindi da questo punto di vista lo sforzo dovrebbe essere questo. Grazie. Grazie a Pino anche per queste sue osservazioni e valutazioni. Anche rispetto alle cose che ha detto, che, guardate, ieri c'è stata, non so come definirlo, il ricordo, commemorato il ricordo degli 80 anni di Camaldoli. C'è stato il cardinale Zuppi. Non ho letto tutto, forse Nino, che è più attento di me, qualcosa l'ha letto. Ma se è semplicemente un ricordo, una commemorazione potevano anche risparmiarlo.
perché Camaldoli è stato nel 1943. Sì, ma è una data che mi sovviene ogni tanto, mi me la ricordo. Perché ridi? Nel luglio 43, quello suggellò è la richiesta di legittimazione della presenza dei cattolici nella vita politica del paese. E io ritengo che ci doveva essere una seconda Camaldoli per rilanciare la presenza dei cattolici all'interno del paese, perché non ci siamo più. Questi filoni culturali non ci sono più, non ci sono anche gli altri, questo filone culturale non c'è più. Ecco, volevo, proprio prendendo lo spunto anche delle cose che diceva Pino Morelli, che io ringrazio moltissimo, ecco questo Camaldoli, pensiamoci, può darsi che quello che ho detto non è esatto, che c'è stato uno sforzo in più, però non so, ecco, lo sforzo dovrebbe partire proprio da questo vuoto che esiste, ovviamente dobbiamo riempirlo tutti quanti, noi facciamo la nostra parte per come possiamo. Claudio Vivona, che ovviamente rappresenta Mantova, ma rappresenta anche Pavia, ma rappresenta anche la regione Lombardia. Hai visto quanto titolo ti ho dato, Claudio? Grazie mille, buongiorno, sono Claudio Vivona del Fronte Nazionale della Famiglia. Ringrazio l'onorevole Tassone, Nino Gemelli e anche Mattia, Paolo Tucciariello e Roberta per questo invito. Allora, noi come Fronte Nazionale della Famiglia in questo momento ci stiamo battendo appunto per le famiglie, abbiamo presentato tutta una serie di punti per aiutare, per superare le difficoltà che abbiamo, che hanno le famiglie. Noi sappiamo che viviamo l'inverno demografico, come dice Papa Francesco, e che si è acuito anche con il Covid. Sono molte di più le persone adulte che decedono dei i nostri bambini che nascono, sono all'incirca 400.000. Per una nazione come l'Italia è pochissimo, dovremmo esserci, secondo i demografi, almeno il doppio. Ora, cosa si può fare? Si può fare molto, creando questa area cattolica, ma anche laica per me, non, secondo il mio pensiero, caro Mario, non prettamente un partito cattolico che sia una riedizione della Democrazia Cristiana o del Partito Popolare Sturziano, ma un contenitore nuovo con i tempi moderni, con l'anima e i valori del cattolicesimo. Cioè, chi sta dietro, chi è la testa pensante deve avere quest'anima, però dobbiamo proporci come un qualcosa di nuovo, con idee concrete, con una politica che non parli, come si fa adesso, o di cialtronerie oppure di grandi cose, architetture costituzionali, cambi di dal punto di vista di movimenti elettorali e via di seguito, perché alla gente non gliene frega proprio niente. Alla gente interessa i problemi, le difficoltà delle famiglie che ci sono tutti i giorni. Noi abbiamo un'inflazione in Italia pari all'incirca dall'8 al 10%, però quella reale è di oltre il 100%. Avete visto l'ultimo anno, quasi tutti i generi alimentari sono aumentati, sono raddoppiati, cominciando dai fazzoletti, dalla carta, dalla carta igienica, tutto raddoppiato. Quindi i problemi delle massaie, i problemi delle casalinghe, i problemi delle persone sono questi, quindi dobbiamo proporre cose che partono dalla base, una politica che parte dal basso, non una politica che parte dall'alto. Quindi dobbiamo rovesciare la piramide, dobbiamo cercare di presentarci come qualcosa di nuovo. E uno dei punti nostri che ci siamo battuti e ci stiamo battendo è la defiscalizzazione dei generi di prima necessità, pane, pasta, latte, verdure e di tutto ciò che riguarda i prodotti per l'infanzia.
Il latte in polvere in Italia costa 3 volte quello di tutto il resto dell'Europa. 3 volte. Qualsiasi latte in polvere, anche quelli della Nestlé, se si va a Lugano li si compra a 1/3 di quello che è in Italia. E la fiscalizzazione è differente. Questo è stato un cavallo di battaglia, e lo diciamo, di Salvini, di Matteo Salvini con la Lega. Solo che, al di là dei grandi manifesti 18x30, poi quando si è arrivati al governo e si è presentato questo, non se ne è fatto più nulla. Quindi cavalli di battaglia che sono stati solo ed esclusivamente elettorali, di poi non ha avuto più nessun riscontro. Ora, per quanto riguarda il centro, manca il centro, però manca anche perché, e qui dobbiamo dirlo in maniera chiara, il voto cattolico c'è stata la diaspora, ma anche perché le istituzioni cattoliche non si sono più impegnate per avere un'identità cattolica in politica. Hanno detto: lasciate che i politici vadano in maniera trasversale in tutti i partiti. Quindi noi vediamo anche i cattolici che sono nell'ultrasinistra, che sono con Speranza, tanto per dirne uno, con Articolo 1. Mentre adesso abbiamo bisogno di costruire il centro. Anche questo governo, che ha poco di centro, questo è un governo, il governo Meloni è un governo di destra. Questo è un governo di destra, è un governo che si abbraccia con i polacchi, si abbraccia con Orban dell'Ungheria, è un governo dove la nostra leader va a parlare con Vox, che è di estrema destra in Spagna e vota oggi la Spagna. Quindi noi abbiamo poco centro, noi dobbiamo fare un centro che è un centro moderato, però trasversale, cattolico e anche laico, di modo che le persone possano vederci e votarci, perché quello che è importante è votarci, e bisogna essere reali e realisti. I voti non li prendiamo più nelle chiese o negli oratori, i voti si prendono fuori, in mezzo alla gente, e la gente non vuole partitini di nicchia, vuole partiti invece che siano trasversali, ma non quel trasversalismo legato al relativismo, no, non quello. Intendo un partito che sia cattolico e laico. Grazie. Allora, grazie. Per uscire fuori da una confusione, perché credo che Claudio abbia affrontato con puntualità questo tema. A me dà fastidio quando mi si parla di centro. Allora, il centro ce lo diciamo tra di noi, perché anche io qui uso questo linguaggio, questo termine, anche per capirci. Ma noi oggi non è puntare sul centro, che è una cosa in astratto, perché c'è una strumentalizzazione. Una volta mi ha fermato uno, ero in giro per la vista dai sepolcri, mi ha detto: scusate, era un amico mio, dice si presenta mio figlio alle elezioni, e mi fa il nome di un partito. Perché proprio questo partito? Perché non abbiamo trovato di meglio chi ci ospitasse, per cui la politica, come vedete, è come un commercio, dice vado lì perché è più conveniente, non è che c'è la fede. Il centro per noi è il recupero della politica. C'è il centro nella misura in cui la politica sopravanza rispetto alle estreme. Oggi abbiamo ovviamente la presenza delle estreme, la destra, ci sia la destra o ci sia la sinistra, ma ci deve essere la testa. Purtroppo non c'è la testa. Questo è il dato vero. Cioè, il centro per noi significa, ecco, come Stato, e il centro deve essere assimilabile alla politica. C'è la politica, ci sono i partiti, c'è la classe dirigente, non c'è più classe dirigente. Quando voi mi dite bisogna che ci vota la gente, certo la gente, ma come lo organizza la gente? Non lo organizza nessuno più la gente. La gente si organizza con le adunate, la canzoncina, l'eroe che parla,
ho il personaggio che parla, ma non c'è la partecipazione, non c'è la formazione. Noi, ma chi si presenta domani o un domani a fare più l'amministratore comunale? Ma chi lo fa più l'amministratore comunale? Ma se ne frega a fare il sindaco, poi lasciati a terra, appiedati. Ma chi lo fa più il sindaco? Un pazzo soltanto o un coraggioso? Capitani coraggiosi, ma questi sono valori che si stanno più che altro perdendo. Perciò credo che la nostra scelta, credo che sia una scelta fondamentale quello che stiamo facendo, e dobbiamo cambiare il sistema elettorale, proporzionale con le preferenze, amici. Perché se no i partiti non si ricompongono, se non c'è le preferenze, non c'è la partecipazione, i partiti non si ricomporranno mai, amici. Questo qua, saranno qui i capi che nomeranno il Parlamento, e il Parlamento oggi veramente è una cosa incredibile. Io ho ancora un ufficio del Parlamento, è una cosa che è un simulacro, è una brutta copia, un surrogato di quello che era il Parlamento. E quando un popolo perde la sua rappresentanza democratica, perde ovviamente la sua democrazia. A meno che non vogliamo essere, come tante democrazie e monarchie che ci sono nel mondo, noi non vogliamo essere una democrazia monarchica. Anche perché la proposta del Presidente del Consiglio, non vorrei fare ovviamente nessun tipo di polemica con Giorgia, quando mi propone il Primo Ministro con voto diretto, qualcuno peggio ancora, il Sindaco italiano dell'Italia, io sono invece, per, come vedete, anche per una rivisitazione delle leggi elettorali, sia comunale sia regionale, con la possibilità di eleggere, una volta che se ne va il Sindaco, il Presidente della Regione, viene sfiduciato sul piano politico, oppure viene colpito da una crisi mistica e se ne va ovviamente in un convento, oppure se ne scappa con una ballerina del Bolshoi, perché si deve sciogliere il Consiglio regionale, l'Assemblea regionale o il Consiglio comunale? E all'interno, siccome c'è stato un voto che ha letto le assemblee, votano anche il sostituto. Questo non si è potuto fare, qualcuno mi dice che dobbiamo fare il sindaco a livello nazionale. Con un Parlamento, con un Primo Ministro nominato e scelto dal popolo, con un Parlamento inesistente, che poi l'ultimo colpo di mano e l'ultimo colpo di grazia l'ha dato ovviamente la riduzione dei parlamentari. Scusate, l'ho fatto lungo, vi chiedo perdono e vi chiedo scusa, ma significa che il dibattito è interessante e su queste cose ovviamente noi ci confrontiamo. L'onorevole Gemelli. Il Presidente Gemelli, che è stato Presidente della Commissione del Parlamento Europeo, con le esperienze. Grazie, grazie della presentazione. Guardate, noi dobbiamo essere responsabili della importanza delle discussioni che facciamo, perché veicoliamo idee. Allora, si è citato il codice di Camaldoli. Il codice di Camaldoli ha riproposto un po' la presenza dei democristiani nel dopoguerra. Ma insieme al codice di Camaldoli bisognava ricordare che proprio nel luglio del 1943 uscivano le idee ricostruttive di Alcide De Gasperi. Certo. E allora, perché altrimenti noi facciamo delle, come posso dire, delle discriminazioni rispetto a un po' alla presenza dei cattolici. Il codice di Camaldoli viene però richiamato da una parte dei democristiani. Le idee ricostruttive invece sono servite per creare la Democrazia Cristiana, dove poi hanno partecipato tutti, anche quelli che erano una parte che hanno promosso il codice di Camaldoli. E allora, ecco, va benissimo richiamare il codice di Camaldoli, ma va meglio richiamarlo all'interno di un contesto più generale, dove la Democrazia Cristiana nasce perché mette in pratica le idee ricostruttive di Alcide De Gasperi. Ma il tutto parte, le idee ricostruttive, quindi anche il codice di Camaldoli, partono dall'esperienza dell'appello ai liberi e forti, perché altrimenti i cattolici non sarebbero stati presenti in politica se non ci fosse stato
l'appello ai liberi e forti, se non ci fosse stato tutto un lavoro che è stato fatto anche da Toniolo, ma anche da Sturzo, ma anche da Murri, che aveva proposto proprio il nome Democrazia Cristiana, che tra l'altro in quel periodo poi la Chiesa non era ancora per non ex expedit, per cui Murri per un certo periodo di tempo fu estromesso, diciamo, no? Ecco, non voglio dire ridotto allo stato laicale, ma comunque estromesso, sospeso. Perché se noi non ricordiamo queste cose, ecco, che sono le radici per cui i cattolici si debbono impegnare in politica, ecco, abbiamo una visione piuttosto parziale. Oggi che cosa sta succedendo? Perché non voglio farla lunga. Oggi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che da qualche tempo a questa parte si sta smontando il concetto di istituzione. Il concetto di istituzione, quando si smonta, quando inizia a smontarsi il concetto di istituzione? Quando negli anni Ottanta si afferma la necessità di fare le privatizzazioni. Perché? Perché le privatizzazioni in mano allo Stato, cioè gli enti in mano allo Stato, le aziende in mano allo Stato, erano inefficienti, in mano al privato diventano più efficienti. Ma questo non è vero, perché sia l'Enel sia l'Eni, l'Enel poi era stata nazionalizzata nel 62, su richiesta, su condizione della maggioranza con i socialisti, su richiesta dei socialisti, per cui, ma il concetto di efficienza passa attraverso la privatizzazione e passa l'altro concetto opposto, contrario, che lo Stato è inefficiente. E allora gradualmente noi siamo andati con questo concetto di inefficienza dello Stato a privatizzare tutto. Oggi abbiamo privatizzato l'acqua. Ieri sono passate le immagini dei funerali delle 6 persone che sono perite nella casa di riposo a Milano, e il vescovo del Pini ha lamentato che c'era poca gente, 6 persone, c'era poca gente, perché abbiamo privatizzato tutto, cioè anche, non voglio dire gli ospedali, ormai la sanità è privatizzata all'80% o al 90%, ma abbiamo privatizzato anche la cura dei congiunti. Abbiamo considerato che i congiunti dovessero andare nelle RSA, che sono, per quello che è successo a Milano, era una sala d'aspetto per la morte. Una sala d'aspetto per la morte. Allora noi che siamo cristiani, ecco, possiamo accettare che l'istituzione sia stata ridotta in questi termini? Oggi l'istituzione ha in testa, o meglio in testa all'istituzione, vi è la difesa, come armi, come carri armati, come aerei, come esercito, cioè la difesa, e qualche altra cosa come l'ordine pubblico, ma non l'economia. La Banca d'Italia è stata privatizzata e le quote della Banca d'Italia sono detenute dai grandi istituti bancari, non solo italiani. L'economia è privatizzata, e voi vedete nel trend che del susseguirsi dei governi, allora il trend è sempre verso la privatizzazione, sempre verso il privilegio del privato,
e mai un ritorno indietro, e sempre di più diminuiscono anche i controlli rispetto al privato, perché ovviamente il privato è insofferente ai controlli, è insofferente. Questo succede in tutto il mondo, non succede in Italia, succede in tutto il mondo. Cioè, il nostro esempio, perché io possa dire che succede in tutto il mondo, è la Cina, che Xi Jinping ha adottato all'interno del suo paese, 1.400.000.000 di persone, il sistema liberista. Il sistema liberista. Poi è comunista per quanto riguarda l'ordine pubblico, per quanto riguarda le concessioni dei diritti, per quanto riguarda la tutela dei diritti umani. Lì è comunista. Per quanto riguarda la democrazia, lì è comunista. Secondo il comunismo cinese, ovviamente. Ma per quanto riguarda l'economia, che poi è quella che fa vivere i popoli sostanzialmente, lì è liberista. È liberista. E allora, se questo è il trend, io ritengo che noi abbiamo un ruolo formidabile. Perché il ruolo formidabile rispetto a questo scenario? Perché noi dobbiamo certamente favorire la finanziarizzazione dell'economia, perché ormai l'economia è finanziarizzata al massimo, ma noi con la finanziarizzazione dell'economia dobbiamo difendere la dimensione umana, e la finanza prescinde dalla dimensione umana, purché si riesca a fare accumulo di risorse, accumulo di tutto quello che può essere accumulato, e soprattutto accumulato nelle mani di pochi, perché ovviamente non è che la finanza è democratica, la finanza non è democratica, il sistema liberista non è democratico, è un sistema di potere, ed è un sistema di potere che ovviamente nel momento in cui si afferma a vantaggio di alcuni e a svantaggio di molti, in termini di grande discriminazione. E allora abbiamo avuto in questi anni l'abbandono dei concetti fondamentali che avevano ispirato i partiti del secolo scorso. Cioè, oggi parliamo di socialismo, di socialisti, ma quali socialisti e quale socialismo? Cioè, il fatto di tutelare i diritti civili, i cosiddetti diritti civili, che sono un'invenzione, nel senso che è un'invenzione anche questa liberista di destra, perché è individualista, cioè tutto il mio desiderio di fare quello che voglio viene assunto all'interno dei diritti civili, per cui io posso fare tutto quello che voglio perché mi si deve tutelare a prescindere, E allora, se il movimento socialista mondiale, guardate, ripeto sempre il dato del Partito Democratico americano, dove è arrivato, se il movimento socialista mondiale si è ridotto ad abdicare ai temi ispiratori del socialismo per tutelare soltanto l'individualismo e l'egoismo del singolo attraverso i diritti civili, e allora vedete che lo spazio che noi abbiamo come cristiani per difendere l'uomo, la sua natura, la sua umanità e soprattutto il suo consorzio, che è il primo nucleo del consorzio, è la famiglia nel senso tradizionale del termine, quello è lo spazio che a noi si confà per poter dire che ci siamo.
Oggi questo sarà il nostro ruolo. Mario diceva, ma noi da soli non dobbiamo insieme andare insieme? Sicuramente, sicuramente, anche perché noi non siamo esclusivisti, noi creiamo comunità, e quindi non, nel momento in cui abbiamo l'obiettivo di creare comunità, non possiamo dire la comunità siamo solo noi e quindi essere integralisti rispetto alla comunità. La comunità sono tutti quelli che hanno a cuore la dimensione umana, l'umanesimo integrale, l'umanesimo integrale, perché se non abbiamo questa dimensione dell'umanesimo integrale, non andiamo da nessuna parte. E poi, ecco, creando la comunità anche con altri, così come è stato fatto con la Democrazia Cristiana, che hanno la quale ha assunto e adottato poi quelli che erano i fautori del codice di Camaldoli, noi creiamo e possiamo creare una presenza per il futuro di questo paese, ma anche per il futuro dell'Europa. Nei giorni scorsi gli articoli dei giornali hanno pensato che ci fosse stato un tentativo di ribaltare la maggioranza in Europa, perché il Partito Popolare si è schierato contro il ripristino della natura, una proposta ambigua di Timmermans, è una proposta per alcuni aspetti, per buona percentuale, irrealizzabile, perché è ideologica, ma i giornali italiani hanno titolato che c'era un tentativo di ribaltamento fallito. Allora vi assicuro che il Partito Popolare, con dell'Assemblement Nationale della Francia e l'Alternative für Deutschland della Germania, non andrà mai. Vox si salva per alcuni aspetti, perché fa parte di Identità e Democrazia, ma se facesse parte degli altri schieramenti, e non sappiamo Vox fino a che punto, a quel punto è destra in Francia, ed è destra in Francia, ed è l'estrema destra in Francia, però non sappiamo fino a che punto si spinga ad essere destra in Spagna, cioè stavo dicendo. Però io vi posso assicurare che il Partito Popolare Europeo non ribalterà con la destra un'alleanza larga con il Movimento Socialista, nonostante tutto, nonostante quello che c'è, anche perché i paesi sono 27, il Consiglio è fatto di 27 ministri, di 27 primi ministri dei 27 paesi, e tutti i consigli di gestione, di ministeriali. Quindi, e allora la realtà europea è molto complessa, e ridurla allo schema italiano destra contro sinistra mi sembra un po' banale, e assolutamente da persone che non conoscono poi la realtà, ecco, non conoscono la realtà. Per cui il nostro ruolo oggi è importante. Lavoriamo in questa direzione, sperando che si riesca a fare un'aggregazione. Grazie. Grazie a Nino, grazie anche per questo suo contributo molto significativo. È importante la parola a Pasquale Duga, intendo quando arriva. Guardate amici, noi stiamo cercando di argomentare anche questa nostra presenza. Se uno pensa il dibattito di oggi, ci siamo concentrati, non è che voglio fare polemiche nei confronti di nessuno, sulla vicenda del figlio di La Russa, sulla vicenda della Santanchè, adesso c'è la vicenda di Zacchi, ovviamente, che stanno prendendo tutti i giornali. Per carità, sono temi importanti, ma che non devono assorbire gli altri o sopravanzare o annullare gli altri temi, altri argomenti. Credo che sia una cosa, perché la gente, veramente tutti i giornali, in prima pagina, tre o quattro pagine dei giornali, sono notizie. La magistratura deve fare il suo dovere, faccia il suo dovere, se lo vuole fare il proprio dovere, e se ci sono le condizioni, ovviamente, e su altre valutazioni, che poi Zacchi, che abbiamo altri problemi di Stato, che non accetta l'aereo di Stato. Beh, veramente, e noi e tutti quanti siamo oggi proiettati, la nostra attenzione catapultata verso questa situazione. Mi pare veramente che c'è una fuga dalla responsabilità, e dagli interventi che sono stati così espressi con molta chiarezza si evince
quant'è la pochezza ovviamente della non politica, perché questo significa la non politica, il rifugio verso il nulla, perché il nulla ovviamente non dà nulla, perché il nulla è nulla ovviamente. Questo è il dato, è una falsa cosa che non esiste, una falsa realtà che non esiste, se non immaginare. La parola a Pasquale Luca. Chiedo scusa se ti ho fatto attendere, ma ho avuto l'autorizzazione anche di Roberta. È sempre un piacere. Gli interventi che, per quanto mi riguarda, ho avuto il piacere di sentire, sono interventi nobili della politica, ma quella con la P maiuscola. Noi assistiamo in continuazione, e io personalmente mi sono anche annoiato di aprire la televisione all'1:30, è stancante. Ma anche i programmi, i talk show, che cosa sono? Ma proprio pagliacciate. Rispetto a persone, per l'età che ho conosciuto, che veramente hanno fatto grande questo paese, e sono gli uomini della Prima Repubblica, uomini di cultura, uomini di buonsenso, padri, genitori e veramente figli delle istituzioni. Io non voglio offendere nessuno, ma qui ce n'abbiamo uno che ci rappresenta. 36 anni, un avviso di garanzia non è arrivato, ma mi sembra poco. E con l'età che si ritrova, giovanissimo, è ancora qui a punzecchiarci. È da apprezzare. La stessa cosa vale per Gemelli, perché si sono cresciuti assieme. Io sono calabrese, quindi conosco la loro storia. Ma questo vale anche per i lombardi, per i liguri, per i siculi, per i sardi. Non abbiamo più persone che rispettano le istituzioni. Le istituzioni sono una bella sigla, ma per salire, e non devono dire che servono il popolo, perché quello che stiamo assistendo stanno servendo altro. Di roba e di legge da fare in questo paese e da rispolverare, perché erano vere, erano autentiche, erano serie, che aiutavano veramente il piccolo consigliere comunale. Ve li ricordate il Coreco, che erano i famosi comitati regionali di controllo? Quelli aiutavano proprio il consigliere del piccolo comune per non rischiare. Giustamente gli atti passavano al Coreco e poi venivano approvati. Quello era un modo per aiutare l'amministratore e si sarebbe votato l'abuso d'ufficio. C'era già la legge, l'hanno tolta. Gemelli parlava di capitalismo. Camaldoli nasce e la media non arrivava ai 40 anni. Non arrivava ai 40 anni. Giovani che hanno preso coscienza della situazione del dopoguerra proprio con spirito e hanno giustamente deciso di riunirsi. C'erano industriali, professori, politici, e lì è nato il codice di Camaldoli, perché dobbiamo chiamarlo così, e parlavano di una terza via, percorribile. Quello che stiamo dicendo noi è percorribile, ci sono tutti gli ingredienti perché si possa realizzare. Allora andiamo però nel concreto. Le sezioni non ci sono più, i partiti non ci sono più, allora dobbiamo inventarci pure noi qualcosa, ma soprattutto se ne devono inventare loro, perché la nuova generazione è quello che può essere il gruppo dirigente, ma per fare gruppo dirigente dobbiamo aiutarlo noi. Allora servono i saggi, servono veramente le persone che hanno servito le istituzioni, che conoscono i corridoi. Allora quelli devono essere di buon senso, indipendentemente se vanno a destra o vanno a sinistra. Credono veramente in questo paese. Allora, chiediamogli uno sforzo e un aiuto per fare in modo che un gruppo di giovani possa intraprendere un percorso di costruzione. Non è che devono fare l'aggregazione con noi. Ci tenete a fare i saggi e aiutare questi benedetti giovani? Chiediamogli questo e vediamo se sono disponibili. Perché su questo non possono dire non ci sto. Quindi si sta lavorando per costruire una nuova leve. E allora vediamo se Fioroni dice sì, se Bonalberti dice no, se Mario dice ni. Ecco, coinvolgiamoli facendoli scendere sulle loro responsabilità e su quelli che la loro storia è stata. Perché io non posso dubitare di Gemello, di Mario, perché li conosco dalla vita,
che non si mettono a disposizione per creare qualcosa di serio. Lo fanno. Allora io vorrei lanciare alcune proposte sintetiche. Noi dobbiamo innanzitutto fare un accordo programmatico, secondo me, un accordo programmatico su 10 punti. I 10 punti devono essere seguiti, sviluppati, calati, ma documentati. Non gli slogan che stiamo sentendo ormai da tanti anni. 50 miliardi sul tavolo, è come se è un casino. Stiamo parlando di Salvini. La Meloni che le ha detto di tutti i colori. Allora, lasciamo perdere le polemiche. Andiamo sul concreto. 10 punti. Sanità. Il discorso finanziario, che non è poco. Non è poco. Adesso il bilancio delle banche è unico. Bisogna separarlo, tornare all'origine. E non va bene. Ma fare tutto questo, ragazzi, andiamo a smuovere. Ma veramente a smuovere e a rompere le scatole, non tutti ci stanno. La sanità sul territorio, la cura agli anziani, ce n'è di materie, è come se ce n'è. Allora, un accordo programmatico su 10 punti. Il movimento di Scilipoti dice, guai, io ci tengo a questi 2 punti, ma lo deve documentare, perché quei punti vanno realizzati. E va spiegato alla gente come si realizza, capitolo per capitolo, non tanto per fare slogan. Io lancio questa proposta, un accordo programmatico, perché su un programma vediamo chi ci sta. Le sigle non c'è necessità di annullarne, perché qualcuno ha fatto il congresso di Vitale del Meridione, e Cuffaro ha fatto il suo congresso, non è giusto? Annullati, facciamo un simbolo nuovo, non è giusto, non è giusto, è mortificante, è come se qualcuno dice a San Mario tu devi annullare il CDU, e lui giustamente dice perché? La mia storia è bella, le persone che hanno militato sono persone per bene, senza togliere niente agli altri, perché io mi devo annullare? L'esperienza di stare assieme per il potere, ragazzi, non porta a niente, e non costruiamo una società migliore. La terza via, quella di Camaldoli, si può attuare, ma bisogna avere coraggio. Quindi, accordo programmatico, 10 punti. E al primo punto, perché ci misuriamo lì, ma pure per divertirci tra di noi, la legge elettorale. E lì vediamo se ne troviamo per strada. Queste sono alcune proposte che vorrei lanciare. E anche dire, bene, per quanto mi riguarda come CDU si delega Mario, poi c'è Pasquale, poi c'è Francesco, poi c'è Peppino, una delegazione a sedersi a un tavolo assieme agli altri gruppi che ci stanno, ma su 10 punti. Grazie. Come vedete stiamo entrando anche nel vivo anche delle proposte. Una cosa che mi viene in mente in questo momento, poi tanto non faccio nessuna replica ovviamente, perché poi... Guardate, noi abbiamo Mattia e Roberta, Roberto, Mattia, stessa cosa. E alla ripresa, quando c'è meno AFA, vediamo se possiamo fare uno sforzo, fare un incontro soltanto di giovani. Almeno uno o due per regione. Uno, due, come fatto, come minimo, come so dire con una frase fatta, per me è molto antipatica, il minimo sindacale. E con due, dove è gestito soltanto dai giovani. E che è preparatorio anche di una di queste, ecco, anche per elaborare queste proposte. Io ritengo che sarebbe un'immagine molto diversa. Non so Pasquale come la vede questa proposta. Può darsi che sia anche un percorso utile, inventiamoci qualcosa, ma i tempi stringono, ovviamente non soltanto questa mattina, i tempi stringono e c'è soprattutto la necessità di andare verso a delle soluzioni con soluzioni degli altri. Giuseppe Perri ha chiesto di parlare. Tu vuoi parlare o no?
E vieni qua, da lì mi ricordo tanto Giuseppe ti dà lo spazio. Giuseppe, no, tanto si sente. Ma no, scusami, pazienza. Dagli interventi fatti finora. No, anche per Radio Radicale, non per altro. Io mi emoziono, poi comincio a piangere. Ma non ti preoccupare, dai, su, non ti preoccupare. Volevo dire, con gli interventi fatti finora, da tutti questi interventi, noi possiamo già iniziare con una proposta, nel dialogo con gli altri, se accettiamo tutti quanto detto, per esempio quello che ha detto Gemelli, è fondamentale per partire oggi, anche l'ultimo intervento, presentarsi nel dialogo con le altre sigle per riunirci, già con quanto detto, noi siamo su questa linea, su questi argomenti, iniziare fin da subito, non cercare l'incontro per vedere di trovare una via. Parliamo di argomenti che secondo noi sono utili e ci danno dei risultati positivi e li presentiamo agli altri. Grazie. Grazie a Dante. Ecco, allora Giuseppe. Una Massarella. Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Io sono Giuseppe Perri, il vice segretario federale. Devi parlare al microfono. Per... Mi sentite? Sì, adesso sì. Perfetto. Dico, vi ringrazio per l'invito da parte del partito che rappresento. Sono il vice segretario federale Italia del Meridione. Ora vorrei intanto, come dire, uniformarmi un po' alle considerazioni, alle riflessioni che hanno fatto tutti coloro che ci hanno preceduto. Però vorrei puntualizzare un po' quelle che sono le nostre caratteristiche come Italia del Meridione, un partito che non deve essere assolutamente inteso come partito meridionalista, bensì, diciamo, noi siamo orgogliosamente italiani del Meridione. La differenza è veramente sottile, ma è importante. Ora, io mi ricollego, perché mi è piaciuta tanto la sintesi di Pasquale Ruga. Sono qui, diciamo, sono stato invitato già per la seconda volta a questo secondo dibattito che, caro onorevole, secondo me il fatto di essere un po' di meno mi piace, perché comunque è una selezione naturale sugli intenti, sulle visioni, via dicendo, e vedo che stiamo quasi per arrivare, diciamo, a quello che potrebbe essere un punto di partenza per organizzare, a me piacerebbe dire, una nuova area politica al servizio dei cittadini, perché non me ne vogliate nessuno, la storia magistra vitae, sicuramente voi che avete molta più esperienza di noi, è importante ascoltare e avere, diciamo, racconti reali di quello che è stato un passato, senza, diciamo, leggerlo soltanto asetticamente, ma avere delle rappresentanze. Però bisogna sempre focalizzare poi quelli che sono le vere istanze, che è un'altra caratteristica del nostro partito, le istanze del territorio. In primis sono d'accordo con tutti voi, perché questo deve essere secondo me un'area che si presenta nuovamente sullo scenario politico con delle idee veramente chiare e soprattutto pragmatiche. Noi siamo un partito federale, da non confondere assolutamente territoriale, da non confondere assolutamente con il partito del caro, lo dico ironicamente, Salvertini, io lo chiamo, del caro Salvertini, però siamo un partito che comunque deve fa conto con le realtà e le quotidianità in questo particolare momento dell'Italia e anche dell'Europa. Cosa voglio dire con questo? Noi dobbiamo essere, siamo sicuramente tutti quanti convinti e consapevoli del fatto che l'Italia, così come l'Europa, non viaggia a due velocità, viaggia su due direzioni opposte. Ora, l'occasione delle parlamentari, e speriamo anche delle europee, speriamo anche delle elezioni provinciali con il referendum, devono essere per noi un motivo di riflessione e soprattutto un motivo, come dire, di autenticazione di questa nuova area politica che deve essere al servizio dei cittadini. Mi spiego meglio, cerco di essere chiaro, avevo tanti altri pensieri, altri passaggi. Sulla sanità siamo tutti quanti comunque d'accordo, io vengo, si sente, da Bergamo Alta, cioè da Cosangeles, Calabria, Cosenza, e la sanità
La storia ci insegna, come dicevate ampiamente voi, e per ultimo con il fattore della pandemia, la storia ci insegna che il decentramento sfrenato anche nel settore sanitario ha fatto flop dal nord, io dico iniziando dal nord al sud Italia. Quindi per noi d'Italia del Meridione la sanità, lo diciamo chiaramente, ed ecco che magari se dovessimo arrivare, mi auguro di sì, alla sottoscrizione pubblica di un accordo generale politico e programmatico a livello nazionale, noi siamo fermamente convinti che la sanità debba ritornare allo Stato per tutta una serie di motivi che non sto qui a spiegare, ma poi minuziosamente spiegheremo, ma che è sotto gli occhi di tutti. Basta dire che con il Covid tutti i sistemi sanitari regionali hanno fallito. Un problema importante, perché mentre noi parliamo, e noi ne abbiamo fatto, e non è un nostro cavallo di battaglia come potrebbe intendere qualcuno, ma perché e se dovesse passare siamo fondamentalmente rovinati, è il DDL Calderoli. Questo deve essere un altro punto fermo per cui l'Italia è una, unica, indivisibile. Certo, rispettando quelli che sono i dettami costituzionali, ma ovviamente garantendo, come dire, il recupero del gap che storicamente c'è sempre stato tra il nord, il centro e il sud Italia. Ed è un altro problema per noi di fondamentale importanza, cioè condizio sine qua non, nonostante tutti gli inviti che stiamo ricevendo, ma ritorno volentieri la seconda volta qui, carissimo onorevole, perché comunque è l'area che ci sentiamo, come dire, più a casa in questo senso, non dobbiamo assolutamente perdere poi di vista il terzo problema fondamentale. Io non so se ne siete tutti quanti convinti, ma partendo dall'espressione che ho usato prima, l'Italia e l'Europa che viaggiano a due velocità, no, a due, su due indirizzi diversi ed opposti, noi siamo fortemente convinti, però ci vorrebbe un'ora, ma cerco di sintetizzare, che l'Italia sarà quel che il Sud sarà, l'Europa sarà quel che le nazioni del Sud Europa saranno. Fino a quando non prendiamo consapevolezza, non prenderemo consapevolezza e avremo la possibilità di non essere rappresentati da qualcun altro, ma insieme, ecco l'occasione delle parlamentari, di portare avanti questo messaggio e fargli capire che Dio, in questo caso per dirvi nel senso che siamo fortemente cristiani, ma inclusivi, perché per noi, come dire, la diversità, l'identità di pensiero, di colore, tutto il resto è forza e vantaggio, per capirci. Ma fino a quando noi non avremo modo di far capire in Europa con i nostri rappresentanti che Dio ha voluto ormai in quest'epoca storica e contemporanea che si capovolgessero un po' le condizioni di produzione, tipo gli hub sull'energia e via dicendo, il nord Europa è finito, che ne dicano, la Germania rispetto all'Italia cresce veramente di meno, quelli che prima ci facevano, tra virgolette, ci hanno fatto le scarpe per tutta una serie di motivi, oggi sanno che siamo noi che il sud dell'Europa sta spingendo e spingerà sempre di più. Quindi altro problema di fondamentale importanza, mi collego sempre, diciamo, alla sintesi di Pasquale, perché io poi sono un uomo abbastanza pratico e per questo, diciamo, sono vice segretario e non segretario, perché sono molto sintetico e purtroppo ancora in politica bisogna essere prolissi, ma non sempre, secondo me è cambiato anche il tempo del politichese. Dobbiamo tutti quanti noi renderci conto che esiste un problema enorme che noi viviamo quotidianamente. Oggi i miei figli sono venuti, il più grande, vi faccio un esempio diretto, che studia ingegneria a Cosenza, è venuto qui e mi ha detto: papà, quest'anno finisco, i prossimi anni li farò o a Roma o a Milano. Il cuore mi si è stretto, ma non ho potuto dire altrimenti. Perché? Perché questo rappresenta un'inefficienza del sistema dell'istruzione che i laureandi già sanno del sud Italia, già, dico del sud Italia perché quelli del centro-nord questo problema ce l'hanno di meno, quelli del nord addirittura non ce l'hanno, già sanno che presentarsi davanti al mondo del lavoro con una laurea presa a Cosenza o a Palermo o nel sud Italia non avrà lo stesso valore.
equivalente, ritorno al vostro intervento della privatizzazione sfrenata, oggi la multinazionale, l'azienda che vede Perri che si presenta con un titolo di studio conseguito a Cosenza, mentre l'altro l'ha preso al Politecnico di Torino, tutte e due 110 e lode, onore, voi mi insegnate che l'azienda prenderà quello del Politecnico di Torino, ma non può più essere così. Quindi se non focalizziamo le azioni su quelle che sono veramente le istanze dei territori, se non copiamo, perdonatemi, perché purtroppo bisogna adeguarsi, e adeguarsi in questo momento secondo me significa fare un po', ma noi non saremo mai come loro, come i cinesi, non copiamo un po' quello che sono alcune parti di quella maledetta o benedetta Lega che io avverso, cioè capire che la politica ormai non è più un fattore prettamente e unicamente ideologico, è un fattore, come diceva il collega del Nord Italia, che rappresenta il Nord Italia, e distanze del territorio, di fatti concreti. Se non capiamo questo e non ci mettiamo insieme veramente davanti a quel 53% di popolazione che non vota più, che è stanca d'essere presa per i fondelli, perché vede giornalmente che i propri figli purtroppo sono bistrattati dal sistema Italia o della non appartenenza, noi possiamo fare tutte le aree che vorremmo, però diciamocelo onestamente, cerchiamo di combattere qualcosa, di realizzare un'area che deve partire per arrivare ad un certo livello, superare il quorum, quello che è per la legge elettorale, ed entrare pure noi nello scenario, certo sì, politico italiano e mi auguro pure europeo. Però non dobbiamo perdere, come dire, non di vista, dobbiamo essere chiari e dire a chi ci deve non votare, vuole essere da noi rappresentati, che il concetto è diverso, quali sono i 10 punti cardini, 10, 12, con tanto di documentazione, come è nato il nostro partito dopo 10 anni di militanza, 3 libri a corredo e via dicendo, poi ci siamo resi conto che eravamo maturi. Cosa vuol dire questo? Sei troppo convinto, Perri, del tuo partito? Sì, ne sono orgogliosamente convinto, guai se non fosse così. Io penso che i partiti debbano fondamentalmente ritornare a fare quello che facevano prima, utilizzando però una dialettica e una comunicazione diversa, cioè quella più pragmatica delle istanze, non più basando e puntando solo, come dire, sulla ideologia che caratterizza il partito. Diciamo quello che vogliamo dire e i valori che devono passare con impegni, con parole semplici, con il vostro ausilio delle persone che per me, diciamo, chi ha l'esperienza bisogna sempre e comunque ascoltarli, e presentiamoci così, ma facciamolo veramente in tempi stretti, vuol dire ad inizio settembre, e facciamo un tour insieme, mantenendo ognuno di noi la propria identità sotto l'appartenenza di un'area politica a servizio delle istanze, quindi dell'Italia, dei territori, e secondo me la strada non è spianata, ma ce la possiamo fare tranquillamente. Grazie. Grazie. Allora, la parola a Michele Grieco. Io sono stato al congresso, al vostro congresso di fondazione a Cosenza, c'era un sacco di gente, vi posso assicurare, è stato un dibattito molto serrato, molto serio, perciò un saluto ovviamente oltre a Peppino. Un saluto ad Orlandino Greco e a Nicodemo Filippelli, mi salutate, mi saluto affettuosamente, dopo che si è preso un po' le congratulazioni, speriamo che abbia ricevuto quello che gli ho detto. Dunque, Greco, Michele. Sì. Salve a tutti, sono Michele Greco e vengo da Rio Nero, provincia di Potenza, per il Centro Studi. In realtà non avevo previsto di intervenire in un mio intervento, perché vengo fuori da alcuni giorni, sono un po' provato fisicamente, quindi il mio intervento sarà un po', diciamo, scoordinato, ho segnato alcune parole chiave in base agli interventi che ho ascoltato. Ho partecipato a una presentazione di un libro un po' di tempo fa e praticamente c'era pochissima gente e si metteva in forza proprio la presentazione, diciamo, l'iniziativa. Alla fine l'abbiamo fatta lo stesso, ci siamo seduti
E quella è stata la presentazione al libro più bella che io abbia mai assistito in vita mia, perché si è tolto l'aspetto, diciamo, spettacolare della scenicità della cosa, è venuta fuori un bel cenacolo. Quindi io non mi preoccuperei del fatto se siamo 10, 100, 1000, non è quello il problema. Anzi, io devo dire che ho trovato un filo comune a tutti gli interventi che ho trovato, che ho ascoltato, e quindi ecco, sono contento di aver fatto questa levataccia stamattina alle 4 di mattina, no, alle 4 siamo partiti, alle 3:30, perché ho ascoltato veramente con interesse. Vengo all'intervento, un po' più alla sostanza. Mario diceva prima che la politica ha perso credibilità, no? Perché quello va in quel partito piuttosto che un altro? Mi raccontava un osservatore attento della politica delle parti nostre, dove i comuni sono piccoli, che le liste si fanno così: ci devi mettere dentro 2 o 3 che lavorano alle poste. Se metti dentro 2 o 3 che lavorano alle poste, hai vinto le elezioni. Perché? Perché? Perché chi sta all'ufficio postale ha 100, 200, 300 contatti al giorno, e quindi si riduce a quello la politica. Quindi partiamo da questa, è la presenza. Quindi, diciamo, lo svilimento della politica e delle istituzioni a catena oramai è totale, ed è, a me mi pare che è solo una sceneggiata. Quindi fare l'operazione che stiamo provando a fare è un'operazione tosta, dura, perché si tratta di invertire questa tendenza qua. Non è una cosa, diciamo, molto semplice. Si tratta di ridare credibilità alla politica. Come lo si può fare? Con la testimonianza. Quindi, diciamo, i testimoni che si caricheranno di questa responsabilità hanno l'onere di dare evidenza al fatto che la politica non è chiacchiere a vuoto, che anziché risolvere i problemi li bypassa, perché i problemi sono complicati da risolvere, ma ha ancora una sua funzione. Funzione sempre residuale oggi, perché, come diceva Gemelli, cioè laddove arriva il privato, il pubblico si mette da parte, quindi la politica sostanzialmente si mette da parte. Quindi bisogna andare controcorrente. E quindi un'altra considerazione, non di sostanza, come diceva chi mi ha preceduto, ma un po', diciamo, di filosofica. Riflettevo, che cosa vuol dire oggi essere moderati? Secondo me essere moderati, me lo so scritto, se no bisogna dire smuovere, qualcuno ha detto smuovere, io direi smontare. Smontare tutti quei meccanismi che incrostano e che tengono un paese e a cui nessuno più vuol fare la fatica di andare contro, no? Noi abbiamo la Francia, che in Francia incendiano tutto, qua non si incendia nulla, sembrerebbe che stiamo, se non si incendia stiamo bene. In realtà, per migliorare, portare la società nella direzione in cui noi vorremmo, bisognerebbe, come dire, parlare chiaro. Insomma, è un'operazione che ha questa dimensione del coraggio. Faccio un esempio di coraggio. Allora, poco fa è stato liberato Patrick Zaki, che ha avuto tutto questo clamore, secondo me, perché viene da Bologna. Se veniva da Reggio Calabria o da Catanzaro, forse avrebbe avuto meno meno spettacolarità. Allora, per esempio, un intervento interessante sarebbe quello di: bene, abbiamo liberato Zaki, che stava a Bologna in un corso di laurea su femminismo e gender, quindi loro su certi temi si fanno i quadri, si formano i quadri. Parliamo di Assange. C'è uno in galera che sta in galera perché semplicemente ha detto la verità, nessuno parla di Assange perché è sconveniente. Dimostriamo che siamo moderati, ma con il coraggio. Zaki si sta formando a Bologna perché è famoso, forma di quadri, e qui chiudo il mio intervento. Un'utilità, diciamo, di questa iniziativa politica, secondo me, deve essere necessariamente la formazione. Cioè, senza formazione, senza conoscenza dei sistemi, che sono sempre più complessi, ci ridurremmo agli operatori delle poste che diciamo, stanno solo sulle relazioni. Però affrontare oggi i problemi, insomma, c'è una complessità notevole, quindi bisogna formarsi. Con Pasquale spesso così si parlava, diceva: ma tu devi leggere i filosofi cattolici. E io dico: vabbè, ma se a me mi arriva tutta roba dall'altro lato, i filosofi cattolici evidentemente devono produrre di più, devono dare, diciamo, più sostegno a chi si vuole formare. Mi fermo qua, grazie.
ritengo. No, io ho fatto poco prima la battuta di Caolonia, ma Colonia adesso poi Colonia viene Pasquale, Ruga. E Colonia è una storia importante nella vita perché è un paese, un comune della Ionica Regina, che fece la Repubblica. La prima Repubblica fu per mesi interi, cioè dire, ecco una reazione. E visto oggi qual è la resa dei cittadini, che un po' questa morte gola che sovrasta ogni cosa, quelle sono pagine quantomeno di vivacità, si può essere d'accordo o non essere d'accordo, però una reazione veramente ad uno stato di cose che non si accettava. E io ritengo che sono degli esempi, degli spaccati che bisogna avere e che in mente come riferimento anche per la nostra formazione, per stare in un dibattito nel nostro tempo, non nei tempi antichi, perché sono passate sei morte, ecco, ritorna nella sua attualità, ritorna nella sua generosità, ritorna nella sua autenticità in fondo, no? L'uomo era presente, ecco, interroghiamoci, chi è autentico oggi? E questo credo che sia un bel tema da approfondire e su cui confrontarci. La parola a Moccia. No, ma mi hanno scritto Maccia, non so perché questo qua. O sei sbagliato tu, Leonardo, non te so dire io. Guarda che ti sei sbagliato tu. Niente, Leonardo ha portato anche una bottiglia di primitivo di Manduria. Di Manduria, perché alla viene fine da Manduria, possiamo vuole, anche un bicchiere di vino, anche perché. Sì. Beh, ho pensato di portare. Leonardo Moccia. Leonardo Moccia. Sì, l'ho portato, l'ho messo in macchina, però bisogna metterlo al fresco, sennò poi surriscaldiamo troppo. Bene, io sarò breve, però voglio mettere il dito nella piaga, perché si è detto di tutto oggi. Apprezziamo quello che si è detto, però secondo me dobbiamo guardare un pochettino dietro. Noi non siamo più un partito, non esistono i partiti oggi, li abbiamo portati a movimento, perché in tempi non sospetti qualcuno diceva divide e impera, e ce l'hanno fatta fino ad oggi, e ce l'hanno fatta, hanno portato il paese in questo modo. Oggi noi dobbiamo, mentre invece, secondo il mio modesto parere, questo raggruppamento di volontari, di eroi che si sono messi insieme, che si stanno mettendo insieme, bisogna guardare soltanto a creare un partito e non ulteriore movimento, se no avremmo fatto buca. Fare un partito con delle basi ben precise, solide e forti, dove la gente può guardare con un'ottica diversa, riprendere la fiducia verso la politica, e quindi sì che i giovani si avvicinano, o la gente in genere che è sfiduciata dalla politica, perché oggi politica non esiste, oggi si fa soltanto populismo. Abbiamo parlato, più di qualcuno ha accennato, sono d'accordo fino a un certo punto, i 10 punti, perché creiamo di nuovo populismo come lo fa Salvini, come le fanno altri, o come le 5 Stelle. Reddito di cittadinanza, tutti i reddito di cittadinanza, la gente nella fame crea questo corridoio. Noi, mentre invece, se vogliamo creare qualcosa di forte, dare l'input che qualcosa possa cambiare, e io dico qualcosa possa cambiare perché secondo me non è molto lontano il cambiamento, perché il PD ha visto che sta perdendo sia ideologia sia idee, e la nuova segretaria ha detto qualcosa sulla legge elettorale, si potrebbe, quindi sicuramente hanno capito anche loro, perché non esistono più, che solo i partiti possono dare vitalità a un paese, esprimere la politica e far nascere anche quelle figure che possono poi rappresentare il paese o tutelare il paese. Altrimenti, come stiamo oggi, c'è personalismo spietato. Il movimento non ha portato altro che personalismo spietato, interessi particolari di territori, non una politica unica dove il partito studia all'interno con i suoi componenti, studia le ideologie, studia dove vuole portare un paese. E noi vediamo, anche la destra non esprime più la destra, non possiamo dire che la Meloni è di destra, fino a un certo punto, perché vedo che ha delle iniziative che non si sanno se sono di destra, se sono di sinistra, se sono moderate, non si sa più che cosa stanno facendo. Ecco perché dobbiamo ridare fiducia alla gente, perché altrimenti uno perde proprio l'orientamento. Ecco perché chi si avvicina a noi, perché non lo so,
siamo quattro sigle, dobbiamo cercare di far capire che noi dobbiamo cambiare il sistema di fare politica. Cioè questi quattro movimenti cercheranno insieme di creare un partito solido, con tutti i criteri, dove si riunisce, sarà sul territorio, dove dirà quello che vuole creare per l'Italia, non soltanto per il sud, per il nord o per il centro, ma creare un progetto unico dove vuole portare questo benedetto paese. Tenete presente, noi ci dobbiamo misurare anche con l'Europa. Se noi andiamo avanti in questo modo, saremo sempre la coda di tutti i paesi, perché se non sappiamo dove vogliamo portare il nostro paese, chiaramente in Europa non possiamo rappresentare quelli che vorremmo. Chiudo il mio discorso perché non voglio allargarmi, ma un cenno l'ho dato preciso, perché dove dobbiamo puntare, altrimenti falliamo anche noi, si fallisce. Il quale ci indica anche una strada molto stringente e concreta. Allora, intervento la signora Ondina. Allora, guardate, questo qua è l'ultimo intervento che c'è, se c'è qualcun altro, perché poi devono parlare. Mattia? No, devono parlare Mattia, Pasquale e Roberto, perciò ci mettiamo d'accordo. Perciò. Certo, come vogliamo, tanto ormai. Dunque, prego signora. Grazie della parola. Intanto... Lei ha portato... La professora Illustra ha portato questo suo biglietto, Pasquale Ruga. Pasquale Ruga è il nome anche di... Io sono qua per conto del senatore Scilipote, mi ha invitato. E anzitutto i miei cordiali saluti a tutti, e sono straniera ovviamente, si vede dal mio colore. E sono qui invitata dal senatore Scilipote perché sono scrittore, una scrittrice angolana, sono angolana e lavoro anche presso l'ambasciata dell'Angola. Però fuori dall'ambasciata sono un essere umano libero, democratico, indipendente di poter espressare le mie proprie opinioni. Sono venuta, ho accettato l'invito dell'amico Scilipote, già abbiamo contribuito in altri incontri e oggi, anche se devo andare a fare le spese poi, però ho voluto prima passare qua, sono donna, faccio le spese perché devo cucinare e quindi sono passata qua per portare un saluto e portare anche le preoccupazioni dell'Africa. Ho sentito qui dei scenari terribili, proprio paurosi per quanto riguarda l'energia, quello che sta succedendo nel mondo, come affetta gli italiani. E qua una delle domande che io volevo chiedere è: quali sono le soluzioni? Noi, soprattutto in Africa, abbiamo sempre guardato l'Occidente con l'occhio sull'Italia. L'Italia rappresentava un po' quello che è una specie di ghiaccio per raffreddare un clima caldo, cioè dopo la seconda guerra mondiale comunque l'Italia è entrata su un binario che è quello della ricerca della pace nel mondo. Non mi ricordo l'Italia aggredire o comunque creare situazioni di conflitti in giro per il mondo come fa l'America o la Francia o quant'altro, no? L'Italia ha sempre cercato quel ruolo del paese pacifico, almeno al mio intendere, poi se sotto ci mette la mano, io questo non ci posso arrivare perché non sono politica, non ho partiti. E mi limito unicamente a raccontare la storia, infatti io racconto la storia del primo ambasciatore africano, Don Antonio Manuel Nvunda, fu il primo nero a incontrare un Papa Paolo V nel Vaticano, portò un messaggio dall'Africa al Papa. Passando per Portogallo e la Spagna ebbe dei problemi perché il re di Portogallo, che già stava massacrando il popolo africano, succhiando il sangue degli africani, ha impedito che questo nero arrivasse fino a Roma, ma grazie agli italiani, grazie a un cardinale italiano che dopo divenne il vescovo italiano, che dopo divenne il vescovo di Gerusalemme, questo
ha salvato questo nero per farlo arrivare fino a Roma dal Papa Paolo V, che lo aspettava. Morì tra le braccia del Papa Paolo V e il suo busto si trova dentro Santa Maria Maggiore, esposto, si trova anche dentro la sala dei corassieri nel Quirinale. È una storia incredibile, ha molto a che vedere con la storia d'Italia, per chi è interessato. Comunque, tornando all'energia, tornando all'Africa, io mi domando, se voi italiani siete preoccupati per questa questione dell'acqua, noi africani come la dobbiamo vivere questa situazione? Anche perché i nostri dirigenti nella sua maggioranza sono a vostro servizio, al servizio dell'Occidente, siete voi che comandate i nostri capi. Se voi avete problemi, noi già abbiamo problema del smaltimento del rifiuto, che voi prendete tutto il vostro, la vostra immondezza, andate a scaricare in Africa, senza pensare che quello che butti giù prima o poi sale, perché quello che avete state andando a scaricare, scoria che andate a buttare, prima o poi verrà qua. Già cominciamo a vedere degli immigranti che stanno venendo, perché stanno scappando da là. Perché stanno scappando? Perché i loro territori, i terreni che loro hanno per l'agricoltura, per coltivare, sono tutti conquistati dagli europei, che comprano i terreni, privatizzano tutto, privatizzano l'acqua e tutto. Questi poveracci devono uscire, attraversare il mar del Mediterraneo, dove lasciano la vita per venire qua. Questa è la mia preoccupazione. Se voi siete preoccupati di noi, voi non potete solo pensare a voi, perché in questo mondo siamo legati, anche se abbiamo il colore diverso, il DNA è solo uno, è umano. Prima o poi quello che voi mandate lì vi tornerà su. Pensateci anche a questo. Chiedo scusa se ho disturbato, non ero invitata, cioè nel senso non dovevo parlare. Non siamo noi a ringraziare, perché è stata una bella testimonianza e uno spaccato forse nuovo anche per quanto ci riguarda, ma ci mette a contatto con una realtà che tutti conosciamo, ma è bene che alcune distrazioni vengano essere accantonate e che ci si ponga in termini molto seri, molto reali. Arrivato a questo punto, ecco la parola a Pasquale Tucciariello. Cercherò di essere molto breve, perché è stato detto già quasi completamente tutto. Forse il caso chiarire un aspetto, forse è venuto fuori con minore insistenza. Vedete, noi siamo quattro gruppi che avete letto sugli inviti, sul manifesto. C'è un partito politico impegnato, organizzato sul territorio nazionale, che è il CDU. C'è un movimento politico che noi popolari lucani, partiti dalla Lucania, che siamo presenti in altre parti d'Italia e siamo organicamente impegnati e organicamente organizzati come movimento politico. E poi ci sono due associazioni, due strutture associative, quella che fa capo all'onorevole Mimmo Scilipoti SGRO, e quella del nostro amico Ettore Buonalberti, che oggi non può essere presente qui da noi, perché è impegnato, ma insomma voglio dire, siamo quattro entità, e quattro entità che in questi ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 7-8 mesi, dal dicembre dell'anno scorso, con assemblee in presenza, compresa quella di oggi, ma molti altri incontri fatti sulla piattaforma che il Centro Studi ha messo a disposizione, abbiamo lungamente parlato, discusso e lungamente deciso di metterci insieme. Abbiamo deciso anche il nome, individuando soprattutto in due giovani che sono stati presenti con noi, no Mario, quasi costantemente presenti in tutte le riunioni, in presenza e da remoto, sulla piattaforma, sono stati sempre presenti con noi e li abbiamo visti fortemente motivati. Certo, abbiamo spinto perché accettassero, questo incarico che noi stiamo tentando, che abbiamo già dato, formalmente dato a loro,
attraverso le nostre assemblee che abbiamo fatto anche sul web, sulla piattaforma. E abbiamo impegnato due ragazzi, due trentenni, uno a fare il segretario, perché lo abbiamo deciso tutti. Tutte e quattro le nostre strutture abbiamo deciso di impegnarli, il nostro caro amico Mattia Orioli, 35enne di Macerata, avvocato, con una bella pubblicazione che ho fatto e che io ho letto, devo ancora recensirla, hai ragione, con una bella pubblicazione molto valida. Noi siamo un centro studi e facciamo queste operazioni, però abbiamo anche molte altre cose che facciamo, ma ho promesso che lo farò e si farà. È una signorina, una ragazza, una signora ragazza, io poi sono un insegnante, li chiamo tutti ragazzi, che ha una laurea conseguita, una laurea anche importante, comunicazione, marketing, management, conseguita presso la Sapienza. Voglio dire, sono due trentenni, lei più giovane, leggermente più giovane, due trentenni che noi abbiamo individuato e che manderanno avanti il nostro progetto politico, che è un progetto politico che per ora ci vede in quattro, ma sintetizzati, noi quattro sintetizzati in un movimento per ora, che si chiama Iniziativa Popolare, con un logo che abbiamo approvato, e nelle prossime settimane con uno statuto che noi approveremo. Ancora una volta lo statuto verrà letto e approvato da tutti attraverso le nostre riunioni che facciamo da remoto sulla piattaforma, al quale siete tutti invitati, perché noi abbiamo sempre invitato tutti, vero Nino? E quindi andremo avanti, andremo a comporre questa unità fra noi quattro, l'abbiamo già composta formalmente anche stamattina, però la codificheremo nelle prossime settimane attraverso statuto, notaio che approveremo, e poi andremo a comporre, ma da subito, questa assemblea fatta a luglio da Matti, come diceva giustamente Mario, è la pazzia di chi si è accorto che abbiamo perduto troppo tempo finora. E abbiamo perduto troppo tempo perché ci sono tanti altri gruppi di amici cari, ai quali va tutta la nostra amicizia, per carità, ma diceva bene l'onorevole Tassone, sono gruppi che però ognuno voleva conservare la propria bandierina. Noi l'abbiamo messa un po' da parte, abbiamo ceduto un po' della nostra sovranità e speriamo di farla completamente di qui a non molto. In cambio di che cosa? In cambio della volontà, dell'ottimismo, della freschezza anche giovanile, ma anche della capacità che i due ragazzi nostri hanno di manifestare tutto il loro valore e tutto ciò che essi sono riusciti a prendere, ad assimilare, a conquistare, a fare proprio per la costituzione di questo nostro movimento e poi partito. Saluto gli amici del Centro Studi di Roma. E questo è il nostro obiettivo, diciamo, immediatamente. Costituire il movimento e non ancora un partito. Perché? Perché aspettiamo, è vero Mario, che altri gruppi insieme con noi facciano il tentativo, come l'abbiamo fatto noi, con molto coraggio. Mario Tassone si è messo da parte, è pronto a fare altro, noi siamo pronti, lui, io, siamo pronti a fare altro, a dare una mano ai nostri ragazzi, perché di qui a non molto, no, Mattia, comporremo una segreteria di giovani, trentenni, quarantenni, cinquantenni. Io, Dante, per ora stiamo qui, io sul piano organizzativo, lui sul piano finanziario, ma prepareremo i ragazzi di qui a qualche mese per lasciare tutti i ragazzi dentro nella segreteria. Questa è l'operazione che vogliamo fare e la faremo perché siamo determinati a farlo. Oggi ci vedete in pochi perché luglio è così, ma noi siamo in tanti,
nel paese siamo innanzitutto presenti in tutte le regioni d'Italia. Ora dobbiamo solo costituirci, Mattia, dobbiamo solo mettere nomi su carta, no Mario, responsabilità a tutti nelle regioni, cominciare Roberto tesseramenti, fare tutto ciò che va fatto. E quando saremo pronti per fare partito, facciamo partito quando lo direte voi. Per ora partiamo come movimento, perché il movimento è in attesa di ulteriori aggregazioni per essere ancora più forte. Io vedo che Giuseppe Morelli è qui ed è invitato vivamente a stare non dentro di noi, non vogliamo annessioni, mettiamoci d'accordo, troviamo le ragioni per stare insieme, ne sono già tante le ragioni che ci tengono uniti, ma proviamo a stare ancora di più, un po' più vicini, perché le elezioni sono vicine, sono domani, dopodomani. Troviamo le ragioni perché si possa stare insieme tutti. Io chiudo subito ringraziando un altro concetto, innanzitutto ringraziando, come avete già fatto voi, Radio Radicale per essere qui, ed è stata qui con noi sempre nelle riunioni che abbiamo fatto a dicembre, a maggio e ora. E poi vorrei ringraziare l'Idea Popolare, Massimo Minisini, il direttore Massimo Minisini, che lo ringrazio molto, non lo vedo, forse è andato, ma ecco, grazie ancora Massimo, perché praticamente io vengo dalla Basilicata, sarei dovuto essere qui a Roma per organizzare questo incontro. L'ho chiamato, io faccio parte del suo giornale, sono caporedattore, ho detto: Massimo, per piacere, dammi una mano, tu conosci Roma a pezzi, a menadito, la conosci benissimo, dai una mano. Ci siamo tenuti sentiti per telefono, ha trovato questa sala, non solo, ma ha fatto tutto ciò che andava fatto e molto altro ancora. Per cui grazie, caro Massimo, per tutto ciò che hai fatto e per ciò che ancora farai per noi. Massimo, l'Idea Popolare, questo giornale regolarmente iscritto negli elenchi del Tribunale di Roma, è disponibile a prendere tutti i gruppi politici di ispirazione cattolica, tutti, non solo noi. Difatti lui sta attento a dire: non sono di Idea Popolare, io sono uno che è a disposizione di tutti, perché dobbiamo ritrovarci tutti insieme in questa grande idea, in questo grande progetto di fare partito. E ci riusciremo anche col suo aiuto e con l'aiuto dei suoi più validi collaboratori. Un'ultima cosa voglio dire, perché è mio dovere dirlo, non posso stare zitto. La questione formazione, io sono un insegnante, la questione formazione, non è vero che i nostri ragazzi che si formano al nord sono superiori e migliori dei ragazzi che si... non è vero. E ho le prove, perché? Perché sono un insegnante, insegno da 50 anni. I nostri ragazzi che si sono diplomati e laureati nei licei o negli istituti tecnici o professionali, quando poi vanno altrove a fare i concorsi, vanno, sono i primi. Non dipende dalle strutture universitarie, la formazione dei nostri ragazzi dipende da noi. C'è un buon professore in una scuola, la scuola fanno i professori, non le strutture. C'è un buon professore che fa bene matematica, che fa bene fisica, che fa bene... No, Michele, che è un professore con me. C'è un professore capace, che fa formazione, i suoi alunni sono buoni. Un ragazzo non va bene in matematica perché il professore non è bravo in matematica, tutto qui. Un mio alunno non è bravo in filosofia, vuol dire che io non ho insegnato bene filosofia, tutto qui. Ma la verità qual è? La verità è che le nostre scuole le fanno i docenti, i professori, e i professori sono bravi ovunque, o so caproni ovunque, a seconda di come sono messi con la testa, state tranquilli. Un'altra esperienza, ho tre figli, mio figlio si è laureato in fisica a Napoli, è andato a Pisa a fare la scuola di specializzazione dopo la magistrale, dopo i 5 anni, è arrivato primo, anche rispetto a quelli che facevano fisica lì a Pisa.
altri due ragazzi sono medico a Foggia, laureati a Foggia tutti e due, hanno fatto i concorsi altrove, sono arrivati tra i primi, sono tutti bravi ragazzi, io li conosco, sono un professore di liceo, ho conosciuto i ragazzi, i nostri alunni sono bravi ovunque, si sono piazzati benissimo ovunque, quindi sfatiamo il mito per favore che al sud non c'è forma, non è vero, va bene, sfatiamo il pelo, dico da esperto, lo dovevo dire, convinciamocene e andiamo avanti. Ricordate un'altra cosa, che la migliore università italiana è al 136esimo posto delle classifiche delle università nel mondo, secondo alcune modalità di fare classifica, secondo alcune modalità di fare classifica negli istituti di formazione superiore e universitaria. Dipende da tante cose, vedete. Dobbiamo avere fiducia di noi stessi e forse anche noi che stiamo costruendo un movimento politico e un partito, dobbiamo avere fiducia, comunicare fiducia, trasmettere fiducia, comunicare fiducia, perché ce la possiamo veramente fare. Un cattolico che non ha fiducia che fa? Non è un cattolico. Un cattolico è il mondo della speranza, è pensare a dopo. Se non abbiamo speranza, ma che campiamo a fare? Non va bene così. Il cattolico comunica speranza e quindi comunica fiducia. Cerchiamo di avere fiducia anche noi, una iniezione di fiducia anche noi e soprattutto un augurio ai nostri due ragazzi che li stiamo mandando avanti come pecore in mezzo ai lupi. Grazie. Grazie a Pasquale, fede, speranza e... Sì, un minutino adesso chiudiamo questa fase e soprattutto adesso parla l'onorevole Gemelli perché deve dire qualcosa, ma un po' legata alle cose nostre, mi viene in mente dire una cosa, scusa, perché purtroppo l'età mi consente ovviamente anche questi voli pindarici, diciamo, insomma, poi ho visto che Pindaro non è manco di attualità, qualcuno contesta anche Pindaro. Così. Parlando poco prima con un amico che ho conosciuto questa mattina, un ufficiale, noi abbiamo avuto una serie di esperienze, Gemelli molto più di me, lui ha viaggiato in zone impervie, in alcuni paesi in Africa, io sono stato poco in Africa, sono stato un po', ho fatto 60 paesi in cui mi ho guidato in una delegazione. Mi sono trovato in alcuni paesi dove c'erano le bande. Non potevo mai dimenticare in Mozambico, dopo mi sono fatto 4 ore di elicottero per andare alla nostra base militare, poi abbiamo cercato di trovare. E ognuno era per fatti propri. Perciò non è che c'era un governo centrale su cui tu potevi ovviamente colloquiare, decidere e quindi fare un programma. Dovevi andare a mediare fra le varie bande. E quando si media fra le varie bande, voi capite che cosa succede, insomma. Così è successo ovviamente in Libia, sta succedendo in Tunisia, non voglio entrare nel merito delle vicende ovviamente della strategia di governo, su quale io ovviamente avanzo alcune perplessità, alcune remore. E noi siamo un paese che sta diventando un paese di banda. Pensateci un poco. Siamo diventati un paese di signorie. Se un Parlamento è in crisi, non ci sono i partiti, non c'è l'associazionismo, non c'è il controllo del Parlamento sulle gestioni, chi sindaca, chi controlla le autorità indipendenti che spostano miliardi nel paese? L'ICODE, Consob, eccetera, eccetera. L'arena, chi nessuno, chi ha il controllo sull'ENI? Perché la politica energetica del paese che la fa? Il ministro dell'ambiente? O l'ENI e l'Enel? Lo diceva ovviamente Nino Gemelli, noi erano privatizzate e le abbiamo fatte pubbliche.
E poi ovviamente Nenni si è pentì ovviamente di questo tipo di operazione. Una volta me lo disse in Parlamento, ero giovane parlamentare, si pentì di questa sua battaglia che fece, spostato soprattutto da Riccardo Lombardi. Allora amici, io ritengo che oggi è una bella giornata, e penso, perciò concludo io e poi ovviamente parlo ai due ragazzi. È una bella giornata, ci sono tanti amici, poi mi ha fatto piacere vedere Ivan che è stato vice sindaco anche della mia città, di Calanzaro, che è proprio di regione, veramente mi ha fatto molto piacere. Un tuffo ecco, di amicizia, è un sentimento che credo che mi fa piacere che ci sia questo sentimento anche nella nostra regione, molte volte fredde. Ecco, un atto di volontà, facciamo il partito, certo, però ecco, l'unica cosa su cui io pongo qualche mia riflessione in più, non dico riserva, qualche mia riflessione. Amici, noi abbiamo adesso tutti gli strumenti per poter interloquire. Possiamo anche fare il partito per i fatti nostri, però il partito da soli, il partito da una parte senza collegarci con gli altri, siamo una parte e certamente che è importante perché dice la sua, perché ognuno di noi per dire la verità ha le sue esperienze e le sue stime che si è coltivato e che è cresciuto nel tempo. Ma oggi ovviamente i tempi sono duri, non sono facili, bisogna ovviamente fare, e quindi finisco, una controrivoluzione, amici, un controgolpe. Noi ci stiamo avviando verso una repubblica monarchica, ne abbiamo avuto, noi dobbiamo fare un controgolpe perché ci sia la democrazia in questo nostro paese. Allora usciamo fuori anche con qualche slogan che si capisce di più. Ma possiamo accettare il discorso sulla magistratura, sta magistratura, da 30 anni in Parlamento io ho vissuto con questo fatto di magistratura. E i magistrati ogni volta che mettono il veto, ogni volta che sono i padroni del Ministero di Grazia e Giustizia, ieri Grazia e Giustizia, oggi di Giustizia, che sono dovunque, dappertutto, procuratori della Repubblica che ricattano alcuni. E alcuni giudici ovviamente civili che certamente il loro lavoro è oscuro. E altro lavoro ovviamente sarebbe meglio tacere. E ma la gran parte dei magistrati è un ordinamento sano. Ci sono pochi che pretendono, pensano ovviamente di gestire la contestazione del ministro della giustizia, eccetera, eccetera, in questo particolare momento. Che facciamo? Poteri contro poteri? La stragrande maggioranza dei magistrati fa il loro dovere. È un corpo sano, è una piccola minoranza, piena di grandi iniziative, che è movimentista. Questo è tutto il discorso, ovviamente. Ma ovviamente il Paese non accetta alcune devianze. La gran parte del Paese è un Paese sano e noi a questo Paese sano ci dobbiamo rivolgere, ovviamente perché questa vita possa essere meno scosse, non è che si evitino gli scossoni, le luci e le ombre ci saranno mai, e ci saranno sempre, ma io ritengo che dobbiamo camminare e imbarcarci e camminare verso posizioni di grande civiltà. Perciò ci prendiamo qualche giorno perché poi il caldo infernale non ci consente di muoverci con agilità, come ci muoviamo e già parlando e studiamo. Vediamo se possiamo raccordarci con gli altri. Andiamo a parlare il nostro messaggio, saranno i 10 punti di Pasquale Luga, certamente che ha indicato anche un percorso di grande saggezza e soprattutto di grande incisività. Saranno le tensioni espresse da tutti gli interventi. Guardate, se mi ha detto, non so, Giuseppe mi pare che diceva, tu lo dicevi Giuseppe prima, che quando si è più pochi, e noi qui siamo oltre 50 persone in questo modo, stiamo andando e venendo, se più pochi nascono forse le idee, c'è meno formalismo. Ecco, se in questo nostro paese ci fosse meno formalismo, più sentimento, più cuore, più autenticità, sarebbe un paese vero e ci agganceremmo con la sua storia migliore, con i filoni culturali forti. Parlava di Nino Gemello, di Romolo Murri, dei primi nuclei della Democrazia Cristiana, le sospensioni ad divinis,
gli errori che sono stati fatti da tutti, chi è uomo fa sempre errori, ma ovviamente abbiamo qualche valore di riferimento che ci possa soccorrere e che è la nostra guida. Io vi ringrazio ancora per la vostra attenzione, vi ringrazio per lo sforzo che avete fatto. Ecco, uno che si imbarca, fa 3 ore di viaggio, 4 ore di viaggio, eccetera, eccetera, vuol dire che o c'è la fede, oppure se non c'è la fede, c'è oggi ovviamente quello che è valse, che cosa è. E che mi dai? E che mi dai? Io vengo qui e tu che mi dai? Possibile che non c'è un sentimento, soprattutto una gratificazione, non soltanto materiale? Certo l'ambizione ci deve essere, ma è uno che dice che mi dai anche per un saluto, e c'è gente che fa pesare anche la risposta al saluto, amici. Se anche la risposta al saluto è un segno del potere, il potere anche tra il saluto, l'alterigia e soprattutto la noncuranza. E le vecchie signorie, e chi siamo ritornati indietro con le vecchie signorie che le abbiamo legittimate? E io ritengo che invece lo scontro è antico, è quello che i cattolici democratici hanno sempre portato: libertà contro le non libertà, democrazia contro l'antidemocrazia, la civiltà contro l'anticiviltà. Questo è veramente il centro, amici. Altre sono fandonie, sono parole al vento, a quello che oggi c'è, ovviamente, di essere uomini fra gli uomini, nel solco di una storia a cui noi ci agganciamo e che ci ha dato grande soddisfazione negli anni verdi, e vogliamo dare alla fine di questa nostra esperienza, se volete tenerlo per chi ha molti anni sul groppone, testimonianze della validità delle scelte di allora, le scelte fatte con passione, le scelte vere che certamente il tempo non ha usurato e che oggi ritornano prepotenti, perché questa è l'attualità, questo è il nostro tempo che ci è dato di vivere, questo è il futuro che noi dobbiamo ovviamente affidare alle nuove generazioni. La parola a Roberta. Ah, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Allora vi ringrazio intanto più che della presenza, dell'intento, vale a dire che quello che ci fa essere qui oggi è una possibilità, vale a dire la speranza di, e questo immagino sia un po' l'aspettativa di voi oggi, ascoltare quelli che sono intenti per il futuro, quindi quello che ci aspetterà da un domani che a quanto e da quanto raccontato nei vari interventi sembra non prospettare nulla di nuovo. Ma non guardiamo a quello che siamo oggi, non guardiamo a quello che è il passato, non a quello che è stato, guardiamo a quello, quelli che sono gli elementi del partito, del movimento intanto, del partito che nascerà e che poi insomma farà presente anche Mattia, ma che io ho piacere di tanto andare a delineare. Uno tra questi è la partecipazione, quindi il movimento, il partito non sarà gerarchico, quindi non ci saranno, nonostante sia Mattia che io appunto abbiamo rispettivamente segretario e vice segretario come ruoli, non ci saranno dei ruoli cristallizzati come finora sono stati concepiti in altre realtà, quindi siamo a favore della partecipazione e della creazione di un movimento partecipato in cui tutti gli spunti, come anche il dibattito di oggi, sono fondamentali. I vari appunti che stiamo segnando sono appunto perché un movimento è un partito in costruzione, quindi dalle varie poi coalizioni che si andranno a creare e l'adesione di altri poi partiti a questa iniziativa, ovviamente si andranno a delineare dei punti per ciascuno. Non si potrà fare contenti tutti quanti, si potrà fare contenti tutti invece singolarmente per diversi singoli punti, perché uniti lo si fa solo se si trova un compromesso. Quindi moderazione è questo. Il nostro punto di vista è che moderazione sia questo, sia andare a dialogare con toni pacati, civili, intorno a tematiche di interesse nazionale e trovare una quadra, trovare un punto d'incontro, andare in questo
momento qui particolare e mi richiamo ai diversi interventi toccandoli un po' velocemente. Il supporto alle famiglie è fondamentale, i livelli di natalità sono ai minimi storici e interventi in questo senso sono decisivi per quello che poi ci aspetterà. Quindi andare ad attuare politiche attive in questo settore è sicuramente uno degli obiettivi che verranno realizzati, uno dei primari obiettivi, più quindi che parlare di ideologie, quindi tenendo sempre ferma l'educazione di stampo religioso e di stampo cattolico, perché è quella che guida il nostro operato oggi. Senza un'educazione di tipo cattolico probabilmente non riusciremmo ad avere una morale e un'etica che ora guida le nostre azioni, ma saremmo senza punti di riferimento sulle cose. Quindi l'educazione religiosa è un'educazione alla solidarietà, alla carità, al saper stare con gli altri, a saper essere al servizio e al sacrificio, quindi sacrificarsi per gli altri. Quindi questo è il concetto di cattolicesimo per come intendiamo considerarlo. E accettando allo stesso tempo la pluralità, accettando il cambiamento dei tempi, accettando che non è più possibile considerare giusto o non giusto un aspetto piuttosto che un altro. Quindi le scelte etiche saranno poi oggetto, anche ascoltando le varie, tutte le voci, di una valutazione importante, no? Perché è quello che fa gruppo, no? Ascoltare tutte le varie voci e andare a declinare quella che è un'immagine complessiva di quello che vogliamo essere. Quindi mi ricollego al discorso della solidarietà verso gli altri popoli, anche questo è un altro aspetto che è fondamentale, che in questo preciso momento è stato strumentalizzato. In questo sicuramente noi possiamo agire in qualche modo, non necessariamente andando sulla stessa stregua appunto che la destra e la sinistra negli anni hanno applicato, ma con politiche attive nuove di aiuto ai territori, di supporto e di non sfruttamento delle materie prime, che è quello che un po' guida il nostro ora in questo momento appunto capitalismo finanziario, no? Che non è solo verso altri paesi, ma anche all'interno del nostro stesso paese. Quindi nel nostro stesso paese c'è la tendenza a non recuperare verso gli altri e non recuperare un'attenzione verso le risorse umane, cioè l'uomo inteso come persona che ha una dignità, una necessità di avere la tutela anche nei contratti appunto di lavoro di precariato. Parliamo proprio di un aiuto e di un supporto a questo tipo di condizione. La condizione umana è alla fine legata all'avere un lavoro, all'avere un tetto, all'avere una famiglia, spesso, se questo è il tipo di scelta che si vuole avere o altrimenti un altro tipo di scelta, ma è poter vivere serenamente. Non so, penso che ognuno di voi abbia visto poi anche il fenomeno dei clochard nelle strade, quanto sia aumentato, ha dell'impossibile, nel senso pensare che sia destinato ad aumentare fa capire quanto la povertà economica stia arrivando a sfiorare livelli inimmaginabili. Quindi anche agire economicamente su questo penso che sia poi uno degli altri aspetti che analizzeremo all'interno del movimento del partito. L'istruzione, mi ricollego al discorso dell'istruzione citato prima da Italia del Meridione. Il mio pensiero è che sia vero che c'è un'effettiva differenza a livello di istituto, non tanto per la capacità degli insegnanti e quindi dei maestri di essere in gamba, essere validi, ma piuttosto nella sensibilizzazione che manca riguardo al tema, cioè riguardo a questa differenza. Ancora vige la differenza, è vero questo, vige la differenza tra nord e sud a livello di sanità, a livello di istruzione. È vero, esiste, ma questo è un problema di sensibilizzazione, di radicamento sul territorio, nell'immaginario collettivo questo passa, quindi quello che bisogna fare è scardinare questo tipo di idea. Quindi Pasquale probabilmente a questo si riferiva prima, cioè al fatto che non è vero che non ci siano istituti, università e centri anche al sud che possano fare questo, ma che quindi non è vero, ma in realtà sappiamo tutti che non è così.
Detto questo, sarà un partito di tutti, non c'è Sud, anche se si è parlato molte volte spesso di Calabria, insomma, non è un partito di calabresi, non è un partito, ecco, che ascolterà solo un lato piuttosto che l'altro. Si propone di essere il partito di tutti, con un'ampia partecipazione, con lo sfruttamento delle quanto più possibile tecnologie digitali, in maniera tale che si possa tutti anche essere presenti quanto più possibile, perché mi rendo e ci rendiamo conto che essere qui il 22 di luglio sia un enorme sacrificio, insomma, per voi. Non siamo a temperature, insomma, invernali, quindi è importante che noi iniziamo a dotarci anche di questo tipo di sistemi. Detto questo, non è un partito solo di giovani, anche in questo mi sento di dirvi che non sarà così, perché anzi, avere più forze che possano contribuire anche alla, poi ve ne parlerà Mattia magari, alla creazione di commissioni o altro, elementi che comunque hanno operato e hanno avuto esperienza sono fondamentali per noi, perché ora oggettivamente c'è un tempo e c'è un'esperienza che porta a questo. Non so se c'era altro, scusatemi. Ah sì, l'ultimo, sì certo. Sì. Sì, no, grazie dell'intervento. La sanità, concludo a breve, finisco giusto ricollegandomi all'intervento. La sanità va rivoluzionata. Il principale problema è che uno dei principali problemi è il sistema, ad esempio, dei medici gettonisti. Non so se qualcuno di voi ne ha conoscenza, che attualmente all'interno degli ospedali c'è una base molto poco consistente di medici assunti, che spesso hanno delle responsabilità anche enormi, che vengono pagati, a mio modesto parere, poco rispetto alle responsabilità a cui vanno incontro, e c'è una fetta di medici gettonisti, che sono coloro che vengono pagati a giornata, a chiamata, e che quindi preferiscono questo tipo di sistema, perché ovviamente il essere a chiamata fa sì che vadano a prendere in 4-5 giorni quello che prende in un mese un medico normale. Ecco, questo è un aspetto, ad esempio, di uno degli elementi, ma solo uno, del sistema sanitario, insomma, che va rivoluzionato. Ce ne sono poi diversi, numero chiuso, insomma, tante cose. Medico di base, quindi conosco anche bene le realtà del territorio, e questo è che le risorse, ci stanno tante risorse, c'è uno spreco enorme di risorse, le risorse andrebbero gestite molto meglio aumentando la qualità del servizio, perché stiamo invece andando verso, anche in questo caso, verso la deriva. I servizi sanitari sono più scadenti perché si vuole che si vada verso la privatizzazione. Sì, certo. Ok, sto vedendo le cose a Roma negli ultimi tempi, indirettamente in qualità di medico di base, in questo senso, ok, sta scadendo, perché poi tutti quanti gli ospedali pubblici, per auto sovvenzionarsi, che cosa fanno? Aprono il privato, ok? Aumentano il privato, ma il privato loro, quindi
la convenienza allora è quella di spingere verso lì e a scapito invece del senso. Provate a prenotare un attacco, una risonanza magnetica nel pubblico, ci mettete mesi, nel privato, nello stesso istituto però nel privato una settimana, 15 giorni, 20, no, non va bene così. Assolutamente non va bene così, e queste sono cose che vanno riviste, vanno decisamente. Grazie mille, grazie dell'intervento. Va bene, quindi mi sento insomma di concludere dicendo che da settembre sarà il nostro impegno attivo con l'aiuto di tutti voi, e dico davvero con l'aiuto di tutti voi, quindi che oggi sia un incontro in cui c'è la possibilità di conoscersi. Poi ognuno di voi da settembre, con il suo piccolo contributo, anche piccolo, perché le nostre vite insomma sono piene, vanno avanti, io nel mio caso sono responsabile di un ODV, di un'organizzazione di volontariato campo sociosanitario, quindi ognuno, c'è chi ha poi vari lavori, le vite vanno avanti, quindi ognuno con il suo piccolo mi aspetto e mi augurerei che possa essere utile all'interno di questo movimento che sta nascendo e che si prefigge di rimettere l'uomo al centro. Quindi questo è quello che mi sentivo di dirvi. Grazie. Nino Gemelli e poi Dante Massarella che deve dare una comunicazione. Sì, perfetto. Prego Nino. Tante Masere sul capitolo grazie. Grazie. No, io chiedo scusa se reintervengo, ma volevo rendere omaggio alla signora angolana che è intervenuta, a lei, alla sua ambasciata e al suo paese. Lei viene da un paese che ha avuto una guerra lunghissima, una guerra intera lunghissima. E quindi volevo dire. Chi arriva in Africa, prima sono arrivati gli europei, ancora arrivano gli europei, ma anche la Cina o anche alcuni paesi arabi, anche per alcuni aspetti l'Iran, chi arriva in Africa arriva con un intento predatorio. Arriva con un intento predatorio. E allora tutto questo porta poi la situazione alla situazione attuale. Io ho fatto parte dell'assemblea paritetica Unione Europea Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico e ho svolto dei ruoli pesanti, diciamo, in quel momento, perché ho fatto una relazione strategica, poi mi sono intervenuto sul problema dei bambini soldato, ecco, insieme a un collega dell'Uganda, Kamuntu, ecco, per cui conosco un po'. Ho girato un terzo dell'Africa, ho fatto 15 paesi dell'Africa, non sono andato nel suo paese, però conosco quella vicenda. Così come conosco la vicenda del Mediterraneo, perché ho fatto parte dell'Assemblea parlamentare Unione Europea Paesi del Mediterraneo. Era un procedimento nato a Barcellona che si stava realizzando abbastanza concretamente ed è stato interrotto dalle cosiddette primavere arabe, che sono servite soltanto per smontare un po' quello che esisteva nei paesi del Mediterraneo senza sostituirlo con un ordine diverso e più democratico, anche perché poi, siccome la teoria americana statunitense era quella di esportare la democrazia non si esporta, si crea dall'interno, si crea culturalmente la democrazia, non si può esportare, non è un prodotto da esportare. E quindi abbiamo interrotto il processo di Barcellona per quanto riguarda il processo euro-mediterraneo, con le conseguenze che allo Stato registriamo in Europa, anche con le migrazioni, non solo con le migrazioni, ma anche con le migrazioni. Ma questo è un aspetto che volevo sottolineare. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è il problema della classe dirigente dei paesi africani. La classe dirigente dei paesi africani, dovete pensare, che ha studiato tutta quanta o in Europa o negli Stati Uniti d'America. Quindi rientra nel proprio paese e
rientra con le culture che ha acquisito in Europa o negli Stati Uniti d'America. I paesi francofoni vanno in Francia, i paesi anglofoni vanno in Inghilterra o negli Stati Uniti e poi rientrano nei loro paesi. Ma quando rientrano nei loro paesi, nonostante avessero acquisito questo tipo di cultura, poi rientrano necessariamente, forse necessariamente, nel clima del paese. Per cui in Africa si registra che nelle elezioni presidenziali, perché ci sono elezioni presidenziali, no, una elezione presidenziale non è mai non contestata o accettata, non è mai successo. Succedeva soltanto in Kenya, ma anche nell'ultima elezione del Kenya c'è stata la contestazione, poi è rientrata, perché ovviamente il Kenya è un paese che con grandi capacità economiche rispetto agli altri paesi dell'Africa. Per cui anche lì, ecco, l'Unione Africana dovrebbe, che noi speriamo che evolva verso una struttura anche, come posso dire, struttura democratica come quella dell'Unione Europea o come quella dei paesi del Mercosur o come quella dell'ASEAN nel sud-est asiatico, io spero che l'Unione Africana possa svolgere un ruolo veramente concreto a tutela e a difesa del popolo africano. Oggi sono 1,1 miliardi, nel 2030 saranno 1,5 miliardi, per cui con i problemi che hanno giustamente di siccità, di emigrazione, di depauperamento del territorio, perché giustamente, come dice la signora, i territori vengono acquistati dal capitalismo mondiale, diciamo, dalla finanza mondiale per sfruttamento, a quel punto il popolo africano avrà necessità di doversi difendere rispetto a queste pretese che altri hanno. Per cui la consapevolezza noi ce l'abbiamo, e però dobbiamo trovare anche un aiuto da parte della classe dirigente africana. Grazie. Grazie allora Gemelli. La parola. Ecco perché abbiamo fatto le scelte dei bravi ragazzi. Grazie assai. Grazie. Allora, signori, chiedo scusa, non l'ho detto prima, noi come movimento abbiamo, tra poco avremo un codice IBAN a Banca Ci Assiste, e per raccogliere un po' di denaro per andare avanti per le spese che sosteniamo con il nostro movimento. Già per le spese di oggi abbiamo contribuito, alcuni hanno contribuito, se c'è tra questi nostri chi è disponibile a contribuire, noi siamo liberi e siamo disponibili ad accettare nel nostro movimento queste contribuzioni. Vi ringrazio e siamo a disposizione. Non ho sentito, chiedo scusa. È giusto. Grazie. Ovviamente. Piano. Allora vediamo un pochettino. Grazie a Massarella per questa sua comunicazione, perché il responsabile delle finanze e ovviamente dell'economia e finanze deve fare questo mestiere. Beh, che devo dire, Mario?
Questi sono momenti emozionanti, soprattutto dal punto di vista personale. Perché oggi ritrovarsi qui, in questa data, con questo caldo, significa che queste persone hanno a cuore quel termine amicizia. Qui va oltre il discorso del partito o del movimento. Io quando ho iniziato a fare politica mi sono avvicinato piano piano, pur avendo questa passione, queste idee, questi valori, e ho visto che intorno a me non c'erano politici, c'erano persone. Vedo Augusto Ciampichini nelle Marche, mi ha sempre seguito e mi ha sempre aiutato, al di là del fattore politico, dando consigli prima di tutto umani. E questo è valso anche a livello nazionale. Quando ho conosciuto Mario, io ricordo quando l'ho preso la prima volta all'aeroporto a Falconara, gli facevo onorevole, onorevole, a un certo punto Mario mi fa, oh, te la fai finita questo onorevole. E avevo capito la tempra di Mario. E poi piano piano ho conosciuto altri, Edonino Cemelli, tanti altri, che nel tempo ha costruito quella che è la base di questo, l'amicizia e i valori. E allora prima di tutti grazie a tutti voi e a tutti noi, perché qui non si può rappresentare nulla se alla base non c'è questa sostanza. Si diviene leader di che cosa? Oggi purtroppo siamo abituati a vedere questi che si definiscono leader, i famosi tuttologi, sanno di tutto sui talk show, sono competenti in tutto. Ma che è questa la nostra storia? Sono questi i valori che portano alla democrazia? Bene, noi abbiamo parlato di segretari, si sono ovviamente formalità importanti dal punto di vista organizzativo, ma oggi qui siamo tutti segretari. Perché se tutti noi comprendiamo quello che stiamo facendo e dove stiamo andando, ci rendiamo conto che ognuno di noi è responsabile sui territori, su ogni situazione, su ogni tematica. E allora sì, che un movimento, un partito, un'organizzazione dà il via a una iniziativa. E prima di proseguire questo mio intervento, che vi assicuro non sarà tanto lungo, voglio ricordare tutti quelli che sono scomparsi quest'anno, i nostri amici che hanno militato politicamente, e ricordo anche il presidente Arnaldo Forlani, e lo voglio ricordare con tre termini che ci potranno sicuramente servire nel futuro: unità, moderazione e collegialità. Questo termine che oggi è desueto, perché oggi siamo abituati alla politica dei click. Sì, no, non c'è più la politica del confronto. Anche oggi abbiamo fatto politica, non propaganda. Dopo il 94, Mario tante volte e anche altri amici ci raccontano questa storia della deflagrazione della Democrazia Cristiana. Ma in realtà, amici, io vi invito a riflettere sulla deflagrazione del sistema politico. Perché con quegli interventi che sono avvenuti in quel periodo, non solo è finito i partiti come la Democrazia Cristiana, ma è finita la politica in Italia. E guardate che questa cosa che è avvenuta in primis in Italia sta avvenendo e è avvenuta anche in altre situazioni. Prima la signora ci ha parlato dell'Africa, ha fatto bene. Io so che tutti i congressi della DC, molti iniziavano parlando della situazione internazionale, ma questo non è che lo facevano per così formalità, ma perché c'era una visione al mondo, si era responsabili del mondo. Il concetto di nazione che oggi viene propagandato all'ordine del giorno come se fosse un mantra, era un concetto di amore e non di appartenenza, di individualismo. E allora, amici, a che cosa stiamo andando incontro in sostanza? Noi stiamo facendo una sfida più alta di quello che noi pensiamo, più difficile. Questa è una sfida tra individualismo, che è dettato da un relativismo esasperato, e la salvaguardia dei valori. Il fatto di stare insieme, il fatto di costruire unità, questa è la vera sfida del domani. Questo purtroppo è avvenuto in Europa e è avvenuto in America. Ma guardate, quello che è successo a Capitol Hill, se ricordate, ora sembra un qualcosa anche di lontano, è un fatto storico, un fatto drammatico. La più grande democrazia del mondo ha subito un attacco all'interno. Questo che cosa ci fa capire? Che la democrazia non è un qualcosa che la si scrive e rimane lì e ferma lì a posto. Abbiamo la democrazia, abbiamo fatto la Costituzione, siamo democratici. La democrazia è una cosa che si costruisce insieme,
con la partecipazione, attivamente. E questo noi dobbiamo dire alle persone. Vi ho fatto questo cenno agli Stati Uniti, perché? Perché qui il pericolo è globale. Molte persone negli Stati Uniti, molte persone, molti moderati come noi, che ovviamente hanno altre storie politiche, ma in alcuni casi sono molto vicini a noi, vivono tutti questa situazione di smarrimento. Perché il vero pericolo è che la politica viene messa da parte da altre situazioni, da altri poteri esterni. Ovviamente noi siamo a favore della finanza, dell'economia, di tutto, ma tutto con un limite. E questo limite sono i valori, perché quando certe ideologie, quando certi comportamenti destrutturano quella che è l'essenza dei valori di una democrazia o di una cultura, significa che l'individualismo, il relativismo impera, e noi non possiamo permettere questo. Qui c'è in gioco la vita delle persone. Guardate, questo parallelismo che ho voluto fare con gli Stati Uniti, perché? Perché mi ha colpito molto una grande democrazia che ha subito un attacco. Quindi vuol dire che anche lì non c'è più la politica dei Kennedy o dei Reagan o dei, possiamo dire, dei Nixon, citandoli tutti. Ma come è valso là, è valso anche nell'est del nostro pianeta. Non c'è più la Cina comunista come la intendavamo noi, come diceva prima l'onorevole Gemelli. Oggi c'è una Cina che fa liberalismo, ma più che altro liberismo, su un sistema comunista. Quindi che cosa significa? Tutti in linea, in maniera autoritaria, in maniera definita, dove la democrazia non può avere spazio, la persona viene incasellata in un sistema comunista, ma dove l'economia però è liberista, quindi parallelamente a un sistema neoliberista che sta in America. Oggi negli Stati Uniti non c'è più il liberalismo. Il liberalismo, che abbiamo vissuto anche in Europa nel nostro sistema misto, liberalismo solidale, sociale, spinto da un cristianesimo forte, in America questo non c'è più. In America c'è il neoliberalismo, la spinta di grandi poteri sopra la politica, sopra la democrazia. E ecco perché allora ci rendiamo conto a volte che la sinistra e la destra in alcuni casi vanno di pari passo. Ecco perché quando vediamo la slide a sinistra parlare solo di diritti, tra virgolette, rappresenta alcune cose che stanno e fanno comodo anche alla destra. E viceversa, tanti elettori sono smarriti oggi, dicono: ma come, abbiamo votato la Meloni, aveva promesso questo, quest'altro, sull'immigrazione, blocchi navali, tutta propaganda. E poi ci rendiamo conto che fa le cose che va comodo anche alla sinistra. Ma perché questo? Per questo motivo qui. Perché c'è uno sganciamento dalle radici. L'obiettivo è quello di liquefare, rendere liquido il sistema. Ecco perché, qui chiudo, nel 94 questo sistema è partito, destrutturalizzare i partiti. Ma perché? Che cosa facevano questi partiti? Perché anche oggi ci sono tanti, si chiamano partiti. Che differenza c'è? Questi partiti non solo avevano degli ideali e dei valori come punto di riferimento, cardine, alcuni si definivano non negoziabili, ma questi partiti avevano messo in relazione le persone all'interno, le facevano crescere, gli davano la possibilità di essere cognitivamente autonomi, di ragionare con la propria testa, sì, di dibattere nei partiti, nelle sezioni. Questa era la democrazia. E invece no. Nel 94 alcune scelte tecnico-giuridiche che oggi tanti ci dicono: ah, ma questo non interessa alle persone. No, questo interessa alle persone, perché sapere se c'è la preferenza o no è un dato tecnico fondamentale, come sapere nel gioco del calcio se c'è il fuorigioco o no. E non è una cosa da poco, poter esprimere dai propri territori proprie persone che sanno le proprie problematiche di quel territorio. Ecco amici, questa è la situazione che noi abbiamo vissuto, ma purtroppo non è finita qui. Oggi questi soggetti che si definiscono partiti fanno solo propaganda. E ovviamente le persone, anche l'elettorato, oggi lo definiamo liquido. Ha tentato con i 5 Stelle, prima con il PD, poi hanno fatto il giro la Lega, eccetera, sono arrivati oggi con Fratelli d'Italia, tutti convinti di questa rivoluzione. In realtà sono spot quotidiani ricordando, no, questa evanescenza del nazionalismo, insomma, ben infiocchettata, ma che poi le persone quando vanno a fare spesa si rendono conto che l'inflazione è ingestibile.
le imprese si rendono conto che non c'è un piano industriale, perché se uno fa propaganda e non programma non c'è nulla di concreto e di sostanza. Quando andiamo in ospedale, ha parlato bene il colonnello, dice: ma spiegatemi perché questa situazione di disparità, spiegatemi perché non c'è un'organizzazione. È chiaro, amici, il partito che cosa deve fare? Il vero partito, la vera politica, deve ragionare, programmare. E allora, amici, su questo abbiamo iniziato a ragionare anche con gli altri, con Roberta, Pasquale, Mario, tutti, con tutti. Come costruiamo questa cosa? Certamente partire subito come partito sarebbe stata una veleità. A noi non ci interessa le veleità, noi ci interessa l'unità. Sappiamo che altri stanno lavorando su questa direzione, penso all'onorevole Gargani, al presidente Gargani, penso anche a altri movimenti, penso alla DC di Grassi, Cuffaro, penso a tanti altri che si rifanno alla nostra storia. Beh, noi facciamo l'augurio, perché noi tutti lavoriamo su questa direzione, ma dobbiamo poi raggiungere l'unità. Ecco perché oggi siamo un movimento, noi siamo un movimento perché siamo in cammino. Ma come lo facciamo questo cammino se non diamo sostanza? Io mi sono sempre interrogato, dico: amici, ma un giorno che ritorniamo tutti insieme, no? Possiamo chiamarci cristiani come vogliamo, non lo so. Ma poi dopo che facciamo? Vogliamo fare quello che fanno gli altri, propaganda, e quindi magari anche vincere le elezioni, e poi? Ecco perché occorre ritornare alla sostanza. E come possiamo fare questo? Io ho fatto una proposta, gli altri amici, prima l'ha accennata anche Roberta, l'ho definita le commissioni programmatiche permanenti, nulla di nuovo. Tanti ce l'hanno delle commissioni, ma queste commissioni però non debbono servire solo per il programma elettorale. Queste commissioni devono essere permanenti, devono farci ragionare, devono formare e debbono soprattutto creare proposte politiche concrete, fattibili, perché sennò facciamo propaganda, perché sennò al paese non gli diamo nulla, sennò al sistema mondiale non diamo nulla. Questa deve essere la nostra visione all'interno del paese ed in Europa. Nessuno parla più di Costituzione europea, certo non va di moda, io credo che noi dobbiamo parlare di Costituzione europea. Chi salvaguarda i valori se non una carta costituzionale che parli di valori cristiani, giudaico-cristiani, che parli della nostra storia, delle nostre radici? Noi siamo quelle persone concrete, tecniche, sì, a volte anche noiose, perché una mattinata di dibattito, insomma, non è una cosa da poco, ma qui si fa però politica. E io quindi lo dico anche ai cittadini: se vogliono continuare con la politica dei like, beh, ci sono tanto bene gli altri partiti, continuino pure, però dopo non ci si lamenti delle problematiche. Le problematiche le dobbiamo risolvere tutti insieme, qui non ci sono scienziati, Qui bisogna sapere quello che in periferia ha un problema e portarlo a livello nazionale per elaborarlo e dargli una risposta vera, concreta, non la propaganda del fermiamo tutti, no? Come si diceva, fermiamo gli immigrati, blocco navale, quando lo sapevano tutti che queste situazioni non si potevano fare. La Meloni ha parlato anche del piano Mattei, io l'ho scritto sul libro, ma il piano Mattei, prima bisogna capire quello che voleva Mattei, non è solo un piano di andare in Africa, questo lo può far tutti. Mattei fece una rivoluzione che certamente all'epoca creò diversi problemi a tanti. Mattei disse: no, noi dobbiamo trattare gli altri con umanità, e quindi uno scambio economico umano. Questa è la nostra visione economica, amici. La persona prima di tutto, prima della finanza, prima dell'economia. E non vuol dire che queste cose non siano importanti, ma vuol dire che se lasciamo tutto a una spinta finanziaria, individualista, egoista, che basa tutto sul denaro, non solo distruggerà tutti noi le nostre vite, ma si anche autodistruggerà lei. Ecco perché poi vengono i sistemi totalitari o autoritari. Capite che cosa c'è in ballo? Va oltre al nostro partito, va oltre questa sfida. E per questo, amici, io vi dico che noi dobbiamo avviare una terza fase. Io per tanti anni ho partecipato a convegni, a congressi, e tutti noi sappiamo la nostra storia, quella dei popolari partendo con lo Sturzo, quella della Democrazia Cristiana, ma questa storia è stata efficace perché in quei contesti di realtà ha saputo cogliere quello che occorreva. Lo Sturzo aveva capito che in quelle situazioni bisognava tirare fuori i valori, perché quella politica era priva di questo, e fece questo passo in avanti. Purtroppo non raccolse lui i frutti, perché
andò anche in esilio, visse una vita anche difficile sotto certi aspetti, ma grazie a quelle radici poi con la Democrazia Cristiana si costruì una delle più grandi democrazie al mondo. Hanno voluto cancellare questa storia, non si parla che l'Italia era la quinta potenza al mondo all'epoca, e con De Gasperi e con altri, Moro, Andreotti, qui uno potrebbe fare un elenco grandissimo, queste persone non erano leader, sono stati segretari, sono stati rappresentanti, ma senza la base loro non si sentivano nulla, no, non erano, non si sentivano, proprio per far capire la statura di queste persone. E allora perché io dico una terza fase? Noi non possiamo riproporre quello che è stato, perché oggettivamente oggi i tempi sono cambiati, oggi abbiamo nuove sfide, pensate solo alla questione climatica, pensate alla questione tecnologica, ma avete sentito mai un dibattito politico di parlare del rapporto tra tecnologia, uomo, macchina e lavoro? Lo sapete che già in Europa si sta parlando di come gestire il tempo di lavoro, qui non si parla di nulla, si parla di altre cose che sono a mio modo di vedere dei gossip, perché l'importante è che la gente viva solo di propaganda e che poi vadano a votare, cosa? Dei partiti no, delle macchine elettorali. Allora amici, io ve lo dico francamente fin da subito, la nostra intenzione non è quella di costruire una macchina elettorale o una lista che si presenti alle elezioni europee, il nostro obiettivo è quello di costruire la sostanza, che poi questa sostanza, come dice Mario e come dicono tutti, oggettivamente ha bisogno di unirsi, questo è un fenomeno fisiologico, è necessario. Per questo siamo in movimento, ma noi non siamo in movimento solo di sigle, siamo in movimento di lavoro. Io spero che sia compresa questa differenza, per questo io vi chiedo a tutti, dobbiamo lavorare, non lavoreremo. Lavoreremo lo fanno gli altri, che promettono e poi se ne vanno. E arrivo alla conclusione. Ecco perché il discorso di una terza fase. Una terza fase che sia aperta non solo al nostro mondo. Certo, noi dobbiamo ritrovare prima di tutto l'unità dei cristiani, dei democratici cristiani, dei popolari, di tutti quelli che si rifanno al nostro mondo. E qui faccio un piccolo cenno che è molto importante. Prima ho parlato di collegialità, no? Ma è chiaro che noi all'interno dobbiamo rappresentare tutte le varie anime, tutti i vari pensieri, tutte le varie sfumature. La Democrazia Cristiana in 50 anni l'ha fatto, 50 anni, noi a volte facciamo fatica in un mese a stare tutti insieme, e quindi c'è una bella differenza. Noi vogliamo l'unità senza capire che dobbiamo ascoltare gli altri e poi essere capaci di trovare sintesi, è quella l'unità. Oggi siamo troppo desueti allo stare insieme, a ragionare insieme, e che società vogliamo costruire se non siamo capaci prima noi di farlo? E questo ovviamente è l'invito a tutti gli amici che stanno lavorando come noi a questi progetti, uniti ma sapendo quelli che sono i valori, che è la moderazione ma soprattutto la collegialità. E questo è il discorso della terza fase, significa poi anche oggi aprirsi agli altri. Certo che la radice è quella cristiana, è l'ispirazione, lo diceva De Gasperi, lo dicevano anche gli altri quando hanno fatto lo statuto della DC, non è che ci hanno scritto il partito confessionale, e che siamo? No, quello era il partito di ispirazione cristiana, perché avevano capito e sapevano benissimo che il vero cristianesimo è una fede. E allora nel partito che cos'è? Un'ispirazione. Queste persone hanno scritto pagine di democrazia, l'hanno fatto anche con chi la pensava in maniera diversa, la Costituzione italiana l'ha fatta, i democristiani insieme ai comunisti, insieme ad altri, persone che la pensavano in maniera diversa, ma lì si sono ritrovati. E allora se l'abbiamo fatto nella Costituzione dobbiamo assolutamente essere in grado almeno farlo al nostro interno. Quindi dobbiamo avere tutte le sensibilità democratiche cristiane, tutte le varie correnti, tutti i vari pensieri, ma stando insieme con l'unità. E terza fase significa anche un'altra cosa, noi dobbiamo aprirci anche a tutti gli altri che si definiscono laici, riformisti. Ora, senza che vi elenco i partiti, li conoscete tutti, dico anche Italia Viva e altri, ma come? Che queste sono le alleanze, a noi ci interessa le alleanze? No, noi ci interessa far capire quello che vogliamo portare, il progetto di rilancio, quella sostanza di cui vi parlavo prima, quella sostanza che ci permette di rimettere a centro i valori. Questa è la battaglia comune che dobbiamo fare, perché non c'è alleanze, non si possono fare le alleanze sul tavolino per poi andare alle elezioni e non portare nulla. L'abbiamo fatti questi esperimenti, queste prove di unità, che non ci hanno portato a nulla, siamo regrediti anche dal punto di vista percentuale. Noi portiamo sostanza e chi vuole lavorare con noi deve lavorare anche in queste commissioni che saranno aperte a tutti.
prima di tutti, ovviamente agli amici che stanno portando avanti anche gli altri movimenti, aperti a tutti, perché tutti devono lavorare su proposte fattibili, è lì che ci si incontra, è lì che si porta un piano in avanti. E chiudo dicendo questo, amici: il vero obiettivo, il vero lavoro che portiamo avanti si chiama speranza. La speranza non è propaganda, la speranza si costruisce ognuno con quello che può, con quello che ha. La speranza è una cosa concreta, non è un racconto, non è una favola. Ecco perché bisogna organizzarsi. Ripeto ancora una volta, in gioco ci sono i valori, non solo i nostri valori cristiani, che sono essenziali per noi, ma tutti i valori, compresi quelli di democrazia, che fanno riferimento anche ai valori cristiani, l'insegnamento della solidarietà. Questo c'è in gioco, perché un sistema senza valori, gli individui senza valori rischiano l'autodistruzione. Noi non possiamo correre questi rischi, e chiudo veramente. Quello che vi sto dicendo non è una cosa, un pensiero filosofico o un qualcosa che uno si è studiato, sai, è un qualcosa di reale. Basta accendere la televisione e vedere che oggi siamo di fronte a una guerra alle porte dell'Europa, abbiamo catastrofi climatiche impensabili, abbiamo un'economia che non guarda più la persona, non guarda più le imprese, ma guardano solo grandi sistemi di finanza, una finanza che non è più finanza che crea, diciamo, benessere, ma guarda se stessa individualista. Abbiamo una serie di situazioni, compresa quella che si generava in Africa con l'immigrazione, dove tutto viene gestito per un sistema particolare, non generale. Allora, amici, la sfida è questa. Se noi abbiamo capito questo, io credo che faremo grandi cose, oltre i termini elettorali. Questa sarà l'unica nostra speranza e l'unico modo per stare veramente in coscienza, con la coscienza a posto, su quello che è stato il nostro contributo in questi tempi. Grazie. Insieme, chiudiamo, abbiamo chiuso con gli interventi di Roberta e di Mattia. Credo che questa sia stata la scelta migliore, veramente. Il grande messaggio viene fuori attraverso questi due ragazzi. Ecco, si può dire con una frase fatta, un ponte verso il futuro. Ecco, un cuore verso il futuro attraverso questi due giovani. Poi se vedete tutti qui ci facciamo una fotografia. Perché ci facciamo una fotografia qui, perché questi qua sono i coraggiosi del 22 luglio del 2023. Ovviamente una fotografia che suggerisce questa bella giornata. No. Ci mettiamo sotto qui.
Allora, io volevo fare di più.